Resti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Amici di CiclismoWeb.net, buon pomeriggio e buona domenica. Altro appuntamento con le nostre consuete dirette con le grandi prove del calendario nazionale dilettantistico, Under 23. Oggi, più che mai, con una corsa di grande tradizione, giunta alla sua 75esima edizione: il Trofeo Piva da Col San Martino, una manifestazione con un uh, albodoro ricchissimo di grandi nomi che poi hanno fatto anche una uh, grande carriera nella massima categoria tra i professionisti e oggi si ripropone nuovamente come d'abitudine nella prima domenica di aprile 75 edizione del trofeo PIVA da Col San Martino che la C Col San Martino organizza in modo impeccabile. Direi eh, da subito di chiedere a Manuel Canton e a eh, Fabio Simonetto dalla regia di andare con le prime immagini che sono immagini registrate della fase di partenza, partenza della manifestazione che è avvenuta alle 13 di oggi, varie formazioni alla presentazione appunto davanti al folto pubblico che notoriamente è presente a Col San Martino a maggior ragione in una bella giornata primaverile come quella di oggi, una domenica con temperature che superano i 20 gradi, quindi la possibilità e l'occasione di poter seguire un evento sportivo e anche, tra l'altro, di godere di un territorio particolarmente eh, ricco eh, di fascino, appunto le colline del Prosecco. Qui vediamo una sfilata tra l'altro di grandi organizzatori perché insieme a eh, Mario De Rosso, il presidente della Cicol San Martino. Abbiamo visto eh, Giancarlo Carlette dell'organizzatore della Pro Belvedere eh, il trofeo del Belvedere che è andato in scena lunedì di Pasqua. Vediamo Fabrizio Furlan con Matteo Ottavian, della C eh, del Veloce Club San Vendemiano che eh, prova che trasmetteremo tra l'altro che vi proporremo domenica prossima anche questa internazionale per under 23 e questo il momento del via dopo aver visto anche Angelo Guizzo per un breve attimo ex presidente della CICOL San Martino, testimone che poi è stato consegnato appunto a Mario De Rosso che abbiamo visto poi insieme nelle foto di rito eh, alle autorità eh, che sono presenti qui alla manifestazione. Un percorso ed una gara quella di Col San Martino dal punto di vista tecnico molto molto esigente, quasi 180 km, 179 km e 200 metri per l'esattezza, con un... 10 giri, giri, di un percorso che nella sua prima tornata misura 11 km e 900 metri, prima tornata caratterizzata dalla salita di Guia, dopodiché ci saranno 7 tornate di 17 km e 700 metri caratterizzate dalla salita del Combai dove si arriva a 390 metri di altitudine e poi il, il Piatto Ricco eh, sono le ultime due tornate, la penultima, la nona di 19 km. e 4 100 metri dove si assaggia il muro di San Vigilio per una volta in questa tornata oltre naturalmente al Combai per poi arrivare all'ultima tornata di 24 km che inizia subito con il secondo passaggio sul muro di San Vigilio, nuovamente con vai e poi il passaggio finale sul muro di San Vigilio, gran premio della montagna che è posto a soli 1200 metri dal traguardo di Col San Martino. Ormai da quando è stata inserita questa salita particolarmente impegnativa, breve ma cattivissima, è proprio su questo punto, all'ultimo passaggio che si decide la corsa, dove si seleziona in modo definitivo il gruppo, tratto in discesa, breve tratto in pianura e poi si è sulla linea del traguardo. Pertanto eh, la manifestazione, la gara dal punto di vista tecnico vive in questa lunga attesa che non è assolutamente noiosa perché tra poco andremo in corsa e capirete che la manifestazione è già entrata nel vivo con corridori che chiaramente di grande livello, di grande qualità 35 le formazioni in gara, 18 di queste 35 sono straniere, poi andremo anche ad elencarle, a vedere anche i protagonisti più importanti, 17 invece formazioni italiane, 170 corridori al via. Prego a questo punto, perché poi cercheremo di andare eh, abbastanza presto in diretta con le immagini, prego a questo punto la regia di, dopo aver inviato il contributo delle fasi della partenza, di partire con le prime interviste viste che sono state realizzate per noi da Mario Guerretta. Prego la regia. Al Trofeo Piva Cafueri. Allora, una corsa tosta si preannuncia già anche dal passato. Per te il Trofeo Piva e questa competizione di altissimo livello che cosa rappresenta? Beh, sicuramente è un onore essere alla partenza e sono al primo anno, quindi e per me è molto importante essere qui, anche come esperienza, vedremo cosa fare, stiamo cercando di essere sempre una squadra più unita e quindi vedremo come andrà la corsa. Hai visionato il tracciato? E lo conosco abbastanza bene perché l'ho fatto due volte da junior e tra cui il primo anno ho fatto terzo, quindi il combatto lo conosco molto bene, San Vigilio so che comunque è uno strappo molto duro. Appunto, il dente di San Vigilio è uno spauracchio per tutti. Eh, penso proprio di sì, sarà quello il punto decisivo per la corsa. Ludovico Crescioli, dal podio della Giro del Belvedere, oggi il trofeo Piva. Come stai e quali sono le aspettative? Dai, diciamo che sto bene, vengo da un buon risultato terzo al Belvedere e comunque anche al riuscito mi sono messo abbastanza bene in mostra con un buon piazzamento nella top 15 e oggi cercheremo di dare il massimo per cercare il miglior risultato. Dove si deciderà questo trofeo Piva? Bisogna aspettare l'arrivo di San Vigilio o si può inventare qualcosa prima? Ma io diciamo, già l'ho fatto l'anno scorso e la selezione cominciò verso gli ultimi giri del, del Combai, quindi penso che diciamo, tra gli ultimi giri della salita del Combai ci sarà la selezione maggiore. Edoardo Zamperini, al via del trofeo Piva dopo un bellissimo risultato all'appaglio del Recioto. Che gara sarà oggi? Eh, oggi sarà una gara impegnativa, senz'altro, è il terzo anno che la corro, la conosco bene, è una gara che mi piace moltissimo. E la condizione è buona e sono qui per far bene. Una buona partenza quella della Trevigiani Energia Pura Marchiol. Sì, abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, compatti. Eh, ormai tutto inverno che lavoriamo molto bene, siamo un bel gruppo e stiamo raccogliendo i frutti. Pellizzari, Pinarello e poi chi da tenere d'occhio? Ah sì, senz'altro Pinarello è qui di casa, conosce bene le strade, e ha dimostrato una gran gamba, però comunque anche la Tirol è eh, una squadra da tenere d'occhio secondo me e poi comunque tutti perché partono tutti per vincere. E dopo aver ascoltato il primo blocco di interviste con Tommaso Caffueri, Ludovico Crescioli ed Edoardo Zamperini, il primo della Zalfa Euromobil Desire Fior poi abbiamo avuto appunto Crescioli della Tecnipes in Emilia-Romagna, e poi per l'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolo, Edoardo Zamperini, andiamo con le prime immagini in diretta che ci arrivano dalla corsa. Tra l'altro, questa bella immagine aerea, perché oggi, anche oggi, abbiamo a disposizione un drone, e con questa bellissima giornata non dovremmo esserci anzi non ci saranno problemi per proporvi immagini veramente di qualità vedete queste immagini dall'alto il drone che è gestito guidato da Andrea Tonin che salutiamo e a cui auguriamo buon lavoro abbiamo sentito le interviste eh, realizzate sia da Mario Guerretta che è lì sul posto per darci anche in diretta il proprio contributo sia da Andrea Fin che invece come d'abitudine su moto 1 eh, guidata oggi da Massimo Fioretti su moto 2 abbiamo Roberto Casarin con alla guida Sante Garland poi appunto alla gestione del drone Andrea Tonin in regia a coordinare il lavoro di tutti compreso il commento del sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto. Queste immagini dall'alto la corsa le informazioni che arrivano dalla corsa siamo a 70 km dal traguardo quindi sono stati percorsi eh, 109 110 km. ricordiamo 179 km e 200 metri la distanza totale di questa manifestazione. Pertanto, siamo già entrati, eh, lo vedete, in un tratto particolarmente eh, complicato. Stiamo salendo il combai con una delle formazioni. È una formazione di riferimento, la VF Group Bardiani CSF Faizanè che sta controllando con i propri cinque componenti, sono tutti lì nelle prime cinque posizioni del gruppo, Federico Biagini, Luca Paletti, Alessandro Pinarello, vincitore al Gran Premio del Recioto a Negrar, Matteo Scalco e Filippo Turconi, ecco sono loro i cinque componenti della formazione. Che eh, sta eh, gestendo questa eh, manifestazione, sta cercando chiaramente di controllare la situazione. Tra poco in ammiraglia della formazione Emiliana Mirko Rossato, vecchia conoscenza, ex corridore, ex professionista eh, e apprezzatissimo direttore sportivo che da diverse stagioni segue appunto il gruppo giovani della eh, formazione Professional che è gestita da Bruno e Roberto Reverberi. Abbiamo quattro corridori al comando, tra poco saremo in grado di darvi anche i riferimenti del, dei componenti del uh, gruppo di testa con una situazione che uh, a breve saremo in grado appunto di, uh, di darvi i quattro corridori al comando. Uh, si tratta del numero 44, numero 44 Prieto de Luna Juan José. Abbiamo con il dorsale 51 abbiamo Michele Berasi, con il dorsale 80 abbiamo eh, Andrew Sampson e con il dorsale 101 eh, abbiamo esattamente Amish Armit, eh, quattro corridori che hanno un vantaggio di eh, 2 minuti e 40 sul gruppo che è guidato, come abbiamo visto, dalla... Uh, Bardiani, CSF, Faizanè uh, che sta tenendo sotto controllo la situazione per tentare di ricucire, poi avendo tra le proprie fila uh, atleti certamente di riferimento, non solo Alessandro Pinarello, ma pensiamo anche a Matteo Scalco, vincitore tra l'altro nel 2022 al Piva Junior, la manifestazione dedicata alla alla categoria juniores quindi quella precedente a questa che stiamo seguendo degli under 23 abbiamo visto tra l'altro abbiamo sentito nelle interviste Tommaso Cappueri della Zalfa Euromobil Desire Fiora anche lui protagonista nella manifestazione dedicata alla categoria juniores io direi dopo che abbiamo visto queste prime immagini della corsa siamo anche stiamo coprendo un tratto di percorso che da qualche problema, di andare con il secondo blocco di interviste per andare ad ascoltare altri attesi protagonisti di questa importante manifestazione. Prego la regia. Teo Ambrosini, manca poco alla partenza. Quali emozioni, quali sensazioni? Sei pronto insomma? Sì, sì, sono pronto. Eh, diciamo che nell'ultima settimana no, ho cominciato a stare bene, quindi dai, Presidente, siamo qui per fare Presidenti del Bella. nostro meglio. La... La Questa Vini. prima parte della stagione, quali sensazioni Vini. hai avuto? Beh, è iniziata molto bene col quarto posto a Sangeo, poi oh, sempre buone sensazioni, poi mi sono ammalato due o tre settimane Vini. fa, però adesso stilato, mi sono ripreso, eh. quindi qui proviamo eh. a spaccare il ghiaccio. Il percorso del piva come lo giudichi? È molto duro, giorni, molto eh. selettivo, però nel frattempo giorni, si addice anche, quindi... Sì dai. Alessandro Borgo, sono le strade di casa che sono attraversate dal la... trofeo Piva, è un'emozione in più questa. Eh, sicuramente correre oggi qui è una grande emozione per me, sono le strade in cui mi alleno, quindi le conosco bene, e è un'emozione per me anche perché c'è tanto pubblico che mi conosce, quindi puntiamo a far bene quest'oggi. Più Combai o più San Vigilio? Eh, più Combai per fare la corsa dura e dopo il San Vigilio sicuramente sarà un buono spunto per provare a fare la differenza quindi la coppiata secondo me è molto bella Come hai pianificato? Ce lo puoi dire? So, bah, pianificato, bisogna, bisogna vedere la... anche gli avversari la... come la... sono. Tutti, Sicuramente un la... è una corsa che, che viene batte, dura è anche per la, è la distanza. Quasi e quasi è, è il primo che la... anno che affronto queste distanze, però vedo che mi sto abituando pian piano. Si proverà e si spera che venga una gara dura e nel finale si dà il tutto per tutto. Sei soddisfatto di questa prima parte della stagione? Sì, beh sicuramente per essere il primo anno sono veramente soddisfatto. Ho fatto un sesto posto molto importante per me in Belgio. Poi mi sono un po' riconfermato al bel vedere, oggi sulle strade di casa proviamo a fare ancora meglio. Alessandro Pinarello al Trofeo Piva, beh, sei uno dei corridori più attesi a questo appuntamento e quindi sarai osservato speciale ma sicuramente arrivando dalla vittoria sei sempre guardato poi soprattutto anche quando sei un corridore che corre in casa c'è sempre un occhio di riguardo ecco. una bella stagione vittoria recentissima oggi ti potrà ripetere ma speriamo far bene sicuramente la vittoria non è mai semplice però vi di dare il massimo il percorso è chiaro che lo conosci più di Difficile eh, Combai o e San Vigilio? 20. Ma San Vigilio aiuta, però c'è sempre il Combai subito dopo San Vigilio che, che fa sempre i suoi danni, quindi è un percorso molto esigente. Come hai pianificato? Una prima parte tranquilla? Ma vediamo, dipende, la, la corsa si vedrà dopo. Bene, abbiamo sentito un altro blocco di interviste, abbiamo sentito Alessandro Borgo, Matteo Ambrosini, Alessandro Pinarello, uno tra l'altro dei favoriti principali, proprio per la sua stessa ammissione, proprio per il prestigioso successo al Gran Premio della Recioto martedì scorso, il giorno dopo Pasquetta. Attenzione, non ci sono anche gli stranieri che non abbiamo sentito eh, le interviste, ma sicuramente li vedremo protagonisti in corsa uno su tutti, pensiamo allo uh, sloveno che si è eh, portato a casa il uh a Villa di Belvedere eh, Gli Gall che è della eh, UAE Team Emirates eh, Gen Z, generazione Z, tra l'altro nella stessa formazione, anche un italiano particolarmente interessante da seguire il talento ligure Luca Giaimi alla prima stagione tra i professionisti di Alessandro Pinarello di Matteo Scalco per la VF Group Bardiani CSF Faizanè, Abbiamo detto eh, senza dimenticare la. Presenza per la Tirol KTM dell'austriaco Marco Skretl e del norvegese Trim Bren Satter, dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura, abbiamo detto di Edoardo Zamperini, particolarmente atteso per la General Store Filippo D'Aiuto per la MBH Bank Colpac Ballan CSB. Abbiamo Florian Samuel Cagliamini, Pavel Novak e poi abbiamo sentito anche le ambizioni di Matteo Ambrosini per il team Tecnipes. In Emilia-Romagna, Ludovico Crescioli, già piazzato a Villa di Belvedere per la Zalfa Euromobil Desire Fiore, abbiamo ascoltato e percepito le ambizioni di Tommaso Caffueri per eh, il cycling team Friuli, abbiamo poco fa ascoltato l'intervista di Alessandro Borgo che corre sulle strade di casa e quindi particolarmente motivato a fare bene per la eh, GV Erco Shimano lo scalatore colombiano Diego Pescador grande attesa poi per il giovane talento Davide Donati della BS Carrera già protagonista, secondo alle spalle eh, di eh, Gall al trofeo del Bevedere a Villa di Villa lunedì scorso e poi Mattia Negrente per la Stana Kazakhstan questi sono sulla carta diciamo così gli attesi protagonisti ma sappiamo bene che in questa categoria le sorprese sono eh, sempre dietro l'angolo. La situazione allora il ritardo del gruppo nei confronti quando la corsa è arrivata al centodecimo eh, km quindi mancano Continuano a mancare, insomma, sono circa 70 km che mancano al traguardo. Eh, il ritardo del gruppo è sceso a 1 minuto e 19, quindi sta avendo effetto il forcing che sta imprimendo nel gruppo inseguitore all'inseguimento dei quattro atleti che vediamo sulla sinistra, sulla destra invece dei vostri teleschermi, vedete eh, eh, le retrovie del gruppo allungatissimo in questa fase di discesa. 1 minuto e 19 di vantaggio è rimasto. In questo momento, quando in precedenza prima di affrontare il combai eh, il ritardo del gruppo era intorno ai due minuti e mezzo, abbiamo altri contributi chiaramente da farvi vedere perché siamo di fronte ad una manifestazione che è arrivata al 75 anno di età, poi andremo anche ad elencare diciamo i momenti più salienti di queste 75 stagioni con i vari successi, di, eh, i successi più importanti degli atleti più importanti qui a Col San Martino, una società che quindi ha una lunga storia e poi c'è un servizio particolarmente apprezzato preparato dal nostro Andrea Finn che ci farà vedere la storia eh, della C-Col San Martino che ora è guidata da Mario De Rosso, tra l'altro eh, nipote d'arte, nipote d'arte perché... De Rosso, e lo, vi dico subito: andiamo al, al Guido De Rosso. Nel 1960, quando vestiva la maglia dell'Unione, gloriosissima maglia dell'Unione ciclistica Trevigiani, vinse proprio a Col San Martino in casa, una manifestazione che eh, pensate. 64 anni fa si correva sulla distanza di 142 km e Guido De Rosso completò questa distanza ad oltre 40 di media, 40 eh, km orari e 140, quindi pertanto con i mezzi di allora. Eh, pertanto insomma, questo è il primo nome tra l'altro che avevo segnato, nel 1959 invece il successo dell'indimenticato Vendramino Bariviera che poi oltre ad essere stato un grandissimo atleta è stato un apprezzatissimo. Direttore sportivo, allora vedo che siamo ritornati con le immagini dall'alto sulla linea del traguardo di Col San Martino, ancora con pochissima gente chiaramente perché la gente è tutta sul percorso a vedere i vari eh, passaggi. Io direi, se la regia è d'accordo, che potremmo andare con il contributo che riguarda proprio la clip dedicata all'associazione ciclistica Col San Martino preparata dal nostro Andrea Finn. Prego, regia. Il ciclismo a Col San Martino vanta una lunghissima tradizione. Il Trofeo Piva è sicuramente la manifestazione che più rappresenta la passione della gente di questi territori per il ciclismo e quando nel primo aprile del 1962 la C-Col San Martino organizza la manifestazione, il Trofeo Piva, compie già 14 anni. Una manifestazione cresciuta negli anni, divenuta internazionale dal 1966, che ha sempre premiato atleti di grandissimo valore. Ma a Col San Martino la passione per il ciclismo va anche oltre, infatti, nel 1964, visto che il compaesano Guido De Rosso gareggiava tra i professionisti, la C Col San Martino iniziò ad allestire il circuito degli assi, vale a dire la Kermesse che raccoglieva i. I più forti campioni della panorama mondiale per una serata di grande festa all'insegna del ciclismo. Un circuito degli assi che è diventato grande tradizione a Col San Martino e che si è protratto fino al 1984. Tra i vincitori di questo circuito degli assi, oltre al cittadino De Rosso, campionissimi come Van Loy, Max, Knudsen, Dancelli, Gimondi, Motta, Basso, Moser. E Battaglina. Una società, la C Col San Martino che porta avanti anche oggi l'impegno in favore del grande ciclismo premiata dal CONI con le stelle al merito e che è stata invitata dalla Federazione Ciclistica Italiana ad allestire anche altri grandissimi eventi. Si ricordano nel 1992 e nel 1993 due edizioni del Giro del Veneto, quindi il campionato italiano dilettanti vinto da Danilo Di Luca nel 1998. Il campionato italiano donne del 2002 che andò a Rosalisa La Pomarda. Il Trofeo Piva nel frattempo ha portato avanti la propria grande tradizione, una tradizione che è fatta, come detto, da grandissimi nomi, nomi che hanno scritto pagine importanti del ciclismo italiano e mondiale. Tanti giovani talenti che si sono messi in luce sulle strade di Col San Martino e sulle salite delle colline del Prosecco inserite oggi dall'UNESCO anche nel patrimonio dell'umanità nel 2023. A svettare per primo sul traguardo di Col San Martino era stato Giacomo Villa, bravo a recuperare su coloro che avevano fatto la differenza in salita e poi a batterli allo sprint. L'anno precedente è successo per Martin Marcellusi da Bardiani CSF Faizanè che Cedete sul traguardo Marco Frigo della Israel Academy e German Dario Gomez Becerra, il colombiano. Della Colombia, Terra de Atleta. Nel 2021, successo per Juan Ayuso, lo spagnolo che allora correva con il team Colpac Ballan davanti a Luca Colnaghi e Antonio Puppio. Una grande tradizione che oggi è pronta a rinnovarsi con i migliori talenti del ciclismo Under 23 al mondo, chiamati a misurarsi lungo il tracciato del trofeo Piva numero 75. Ringraziamo Andrea Finn per questo interessante e spettacolare contributo, tra l'altro partito con immagini in bianco e nero perché vi dicevo la storia dell'associazione ciclistica Col San Martino è una storia che parte da lontano. Abbiamo visto anche le immagini dello spettacolare circuito degli assi che si è eh, corso dal 1965 al 1965. 84, quindi 20, e 20 edizioni e da tradizione si correva dedicato ai professionisti, si correva nel lunedì di Pasqua con la partecipazione e i successi, tra l'altro, di corridori di grandissimo livello che ha già elencato. Eh, ha già elencato Andrea Fin da Eddie Merckx, Rick Van Loy Knut Knutzen, eh, Gianni Motta, eh, Dancelli, Gimondi, De Prat, Basso, Moser, Battaglien De pra, tra l'altro, eh, gloria anche lui locale insieme a Guido De Rosso che vinse il piva nel 1960. Nel 1961 ci fu il successo di Aldo Beraldo, nel 1970 Pietro Poloni, che abbiamo rivisto, che ho eh, rivisto. Veramente con piacere la presentazione del trofeo Piva che si è tenuto una quindicina di giorni fa. Nel 1973 Serge Parsani ora apprezzatissimo direttore sportivo. Nel 1976, il grandissimo nazareno Berto detoneno. Insomma, che poi è stato anche un uh, forte corridore tra i professionisti, Fausto Stizio nel '78. Poi c'è stata la doppietta nel '79 e nell'80 del ciclone Guido Bontempi che correva per il gruppo sportivo Passerini Colnago nel 1982. L'amico Giancarlo Bada nel 1983. L'indimenticato e sfortunatissimo Emilio Ravagio che poi perse la vita in una caduta in conseguenza di una caduta al Giro d'Italia nel 1984. Roberto Pagnini nell'86 Maurizio Fondes nell'87 l'amico Fabio Parise, Fabio Baldato nel 90, arriviamo più vicino ai giorni nostri, Marzio Bruseghin nel 1996, Jaroslav Popovic nel 2001, Manuel Belletti nel 2007, Davide Cimolai nel 2009, Andrea Pasqualon, ancora protagonista come Davide Cimolai, d'altronde tra l'altro Andrea Pasqualone impegnato oggi nella Regina delle Classiche, la Parigi-Roubaix che si sta correndo appunto sulle strade dell'inferno del Nord, nel 2012 Jay McCarthy, nel 2013 Michele Scartezzini che è un componente ormai un solido componente della nostra fortissima nazionale della pista, Tayo Gegehardt nel 2016, poi successivamente, tra l'altro Tayo Art vincitore del Giro d'Italia Abbiamo visto nel 2021 eh, Ayuso, Juan eh, Ayuso Peschera, che tra l'altro pochi giorni fa, eh, non meno di 48 ore fa, ha conquistato il successo. Eh, in, un, in uno stranissimo giro dei Paesi Baschi, dove insomma, ricorderete per chi segue le vicende ciclistiche la, la grave caduta in cui sono rimasti coinvolti tra l'altro Remco e Venepul, Jonas Vingegaard, eh, Primoz Roglic, Jay Vine, riportando insomma, soprattutto Vine e Vingegaard conseguenze eh, non banali e l'anno scorso. Per la BS Carrera l'importante successo di Giacomo Villa davanti ad Alessio Martinelli a Davide Depreto. Davide De Pretto che si sta già mettendo in luce nella massima categoria con prestazioni davvero notevoli. Ecco, vediamo la situazione quando c'è il passaggio sulla linea del traguardo e mancano tre giri. Cosa significa eh, mancano tre giri? E quindi manca una tornata da 17 km e 700 metri, l'ultima, quella che hanno iniziato un attimo fa, caratterizzata dalla salita del combay. Dopodiché il nono giro, quindi quando passeranno sotto il traguardo la prossima volta e vedranno eh, segnalato meno 2, ci sarà un eh, circuito di 19 km e 400 metri, caratterizzato dalla prima scalata. Al muro di San Vigilio, quindi un primo assaggio di quel tratto di strada cattivissimo che termina a soli 1200 km dal traguardo e che molto probabilmente, come è accaduto nelle ultime edizioni, andrà a definire le gerarchie di questa 75esima edizione del Trofeo Piva. Poi di nuovo il combai da via Tito Livio. Poi si transiterà sulla linea del traguardo, suono della campana immediatamente Muro di San Vigilio, ancora Combay e poi ancora Muro di San Vigilio prima di tuffarsi sul traguardo di Col San Martino al termine di 179 km e 200 metri. Vediamo eh, la situazione che non è assolutamente cambiata, eh, sotto il minuto in questo momento il vantaggio, anzi è cambiata perché vedete che all'inseguimento dei primi quattro... Abbiamo un terzetto formato da eh, Treio Garcia. Eh, con il dorsale numero 7, dorsale 140 abbiamo Pietro Sterbini e con il dorsale 141 Trim Brennstatter, attenzione, attenzione al norvegese della KTM Tirol, KTM Cycling Team perché viene indicato come eh, uno dei eh, corridori da tenere in particolare eh, attenzione. Invece tra i quattro di testa, nei quattro di testa non è cambiato nulla, con il dorsale 44 abbiamo Juan Ose de Luna Prieto, eh, con il dorsale 51 Michele Berasi, con il dorsale numero 80 Andrew Sampson e con il dorsale numero 101 Amish Armit. Questi sono i quattro corridori che da diversi chilometri stanno guidando la corsa. Il loro vantaggio, 45 secondi sul terzetto formato da Garcia Treio, da Pietro Sterbini e da Trim Bren Setter. Con un ritardo appunto di poco superiore ai 40 secondi, mancano 60 km al traguardo e i corridori hanno iniziato a salire eh, nuovamente verso il combai. Attenzione, salita del combai, 2 km e 600 metri con una pendenza media del 6,3%. Eh, corridori che chiaramente si stanno anche alimentando, le energie cominciano chiaramente eh, a, eh, ad esaurirsi piano piano si entra nella fase finale, in quella dove eh, verranno a galla eh, i, i talenti più importanti, e quindi si cerca di prepararsi nel modo migliore per accogliere la sfida: la sfida che da qui a poco eh, gli atleti, i 170 atleti che hanno preso il via, in rappresentanza di 35 formazioni, 18 straniere e 17 italiane. Uh, vedremo chi andrà ad iscrivere il proprio nome appunto su questo importantissimo albo d'oro. La società organizzatrice, eh, che è presieduta da Mario De Rosso, un, la macchina organizzativa, chiaramente una macchina organizzativa di grande livello per questa manifestazione che ormai da tantissimi anni fa parte del calendario internazionale dell'Unione Ciclistica Internazionale per la categoria Under 23. Direttore di Corsa abbiamo Gianluca Negro, con il coordinato dal vice direttore di Corsa, il collega Nicolò Valentini, l'addetto alla giuria Fabio Rizzetto, il collegio dei commissari, che è presieduto dall'estone Michel Naniz e con il coordinamento degli altri componenti del collegio tutti italiani, Anna Galuppini, Claudio Siclari, Cinzia Bolzan e Francesca Contarin. L'Associazione ciclistica Col San Martino che è impegnata in diverse organizzazioni. Il Trofeo Piva chiaramente è. L'eccellenza per questa società, ma poi c'è anche il trofeo Piva, come vi ho detto, da qualche stagione per la categoria Juniores, e poi l'impegno anche nel fuoristrada con una importante manifestazione eh, di cross country che, eh, alla quale si dedicano da diverse stagioni i dirigenti della Cicol San Martino, che ora sono coordinati e diretti dal presidente Mario De Rosso, appassionatissimo e naturalmente. Uh, che da quando eh, è bambino, sente e annusa eh, ciclismo, non è un caso che abbia accettato di prendere in mano le redini di una società eh, così importante, Ed è testimone che come abbiamo detto ha ricevuto da Angelo Guizzo e prima di lui un lungo periodo, lungo periodo la presidenza della Cicol San Martino per Martino Pupetti, tutti i soggetti che ancora fanno parte chiaramente del Consiglio Direttivo e che sono impegnati eh, molto impegnati nel dare il proprio contributo eh, per la realizzazione di questi importanti eventi. Ecco, abbiamo visto prima questa immagine dall'alto, poco fa, dal nostro drone che è eh, gestito da Andrea Tonin: di alcuni atleti che si sono fermati, ma eh, non erano atleti in gara, insomma, sono i tanti amatori e tanti appassionati che hanno deciso di andare a vedere e a seguire la corsa nei tratti quelli più caratteristici. Qui siamo sul Combai di andarci in bicicletta, sfruttando anche la bellissima giornata di sole e primaverile con temperature decisamente gradevoli che sta accompagnando questa 75esima edizione del Trofeo Piva. Vediamo ancora la scalata del Combai con Amish Armit dorsale 101 che eh, sta eh, cercando di rimanere eh, diciamo nel vivo della corsa vedete che le moto è lui che eh, ormai ha un vantaggio di 53 secondi eh, che è rimasto, è rimasto solo in testa alla corsa ma insomma la situazione chiaramente si sta evolvendo come era facile prevedere a favore soprattutto del gruppo. All'inseguimento vedete che c'è stata selezione con il dorsale 51 a circa una eh, sessantina di metri di Armit abbiamo Berasi della General Store SGB Formazione che oggi è guidata in ammiraglia da Roberto Vigni. Per quanto vi, eh, riguarda invece eh, l'attaccante di turno che ora viene eh, così inquadrato dal nostro drone che, soprattutto in questo tratto collinare del Combai, riesce a lavorare in modo importante e ci consente di seguire ci consente di seguire da vicino e di capire come si sta evolvendo, eh, la, come sta evolvendo la situazione. Questa è la salita del combai che come vi ho spiegato è una salita abbastanza regolare, 6 km eh, scusate, 2 km e 600 metri con una pendenza media del 6,3%. Tra poco avremo il passaggio sul Combai e, come vi ho già ricordato, è l'ultimo giro, eh, il settimo per l'esattezza, che propone una lunghezza di 17 700 km 700 metri. Poi il prossimo che seguiremo, dove avremo la possibilità anche di Seguire la prima scalata al muro di San Vigilio misurerà 19 km 400 m, l'ultimo, con la doppia scalata, l'ultimo giro con la doppia scalata al muro di San Vigilio, oltre naturalmente alla salita del Combai, misurerà invece 24 km. Quindi al suono della campana i corridori dovranno percorrere ancora 24 km. Vedete anche questa salita, tra l'altro, ripresa dall'alto ci dà la possibilità anche di ammirare la bellezza di queste colline dove Ogni spazio eh, opportuno eh, è stato eh, coltivato a vigneto. Chiaramente, l'eccellenza, eh, una delle eccellenze, oltre al paesaggio di queste, di queste zone. Le colline del Prosecco sono qualcosa di eh, straordinario e con queste giornate. E tra l'altro, con queste immagini dall'alto abbiamo la possibilità di apprezzarle in tutta la loro bellezza. Tanto ringrazio Davide Cassani che mi ha inviato un messaggio per eh, così darmi qualche indicazione su uno. Dei suoi atleti, oltre a ringraziarlo, chiaramente lo saluto anche. Su Pietro Sterbini, eh, che fa parte del team Tecnipes in Emilia-Romagna. Insomma, chi segue il ciclismo sa che è una formazione che Davide Cassani, che è presidente, tra l'altro, della PT Emilia-Romagna, ha contribuito a mettere in piedi, eh, dotando questa eh, regione, questa importante regione ciclisticamente, ma non solo di una formazione under 23, ora continental eh, di, di grande livello, che oggi schiera con il dorsale numero 140 Pietro Sterbini e che ha in Ludovico Crescioli l'uomo di punta, lui che è già salito lunedì scorso sul podio del trofeo eh, Belvedere a Villa di Villa di Cordignano, appunto mi dà alcune indicazioni su Pietro Sterbini, che è romano abita proprio nel centro di Roma e ha cominciato a correre solo tre anni fa, ha già finito le superiori ed è studente universitario, due anni fa è andato negli Stati Uniti, un anno per studiare, ogni tanto andava a fare quei criterium che ci sono appunto negli Stati Uniti e al primo anno da Under 23, quindi un, uh, un plauso a Pietro Sterbini, formazione che oggi in ammiraglia, così come al Trofeo Belvedere, eh, ho avuto modo di salutare guidata dall'ex campione del mondo, Under 23, Francesco Chicchi. Ricorderete tutti, intanto ringrazio Davide Cassani per le informazioni per Sterbini. Vediamo se oggi, eh, nonostante eh, sia le prime esperienze in questa, eh, a questo livello, se riuscirà appunto Pietro Sterbini ad essere protagonista. Parlavo appunto di Francesco Chicchi che ricorderete, campione del mondo nel 2002 a Zolder tra gli Under 23 e il giorno dopo... I tra i professionistici fu invece la straordinaria vittoria di Mario Cipollini. Quindi ringrazio Davide Cassani che evidentemente ci sta seguendo per e sta seguendo soprattutto eh, come si stanno comportando i suoi corridori, o meglio. Corridori che sono gestiti in Ammiraglia oggi da Francesco Chicchi e che cercheranno chiaramente di regalare altre soddisfazioni ai, ai propri dirigenti e a se stessi. Naturalmente, abbiamo visto, insomma, abbiamo già parlato di Ludovico Crescioli e lo abbiamo anche ascoltato intervistato da Andrea Fin prima della partenza. Sul muro di San Vigilio, tra l'altro, entrerà oggi in scena perché lui pensava di godersi la giornata e di fare vacanza anche Mario Guerretta che è proprio posizionato eh, sulla sulle rive di San Vigilio, perché così si chiamano e quindi ci darà dal vivo, passeremo appunto la linea a Mario Guerretta che ci darà dal vivo la, eh, le sensazioni che, eh, che starà vivendo e noi cercheremo chiaramente di trasmetterle a coloro che ci stanno seguendo. Nel frattempo c'è stato il passaggio al Gran Premio della Montagna di Combai con il dorsale 101, Amish Armit che è passato in prima posizione, con il gruppo a soli 15 secondi, quindi il britannico. Eh, Amish Armit eh, della Project One, formazione appunto britannica, tra l'altro è l'occasione questa, prima di entrare nel vivo anche per elencarvi le formazioni e questo vi dà anche la cifra dell'importanza di questa manifestazione per quanto riguarda le formazioni italiane, sono 17. Abbiamo la MBH Bank, Colpac Ballanci SB, la BS Carrera, Team Rimedrali e Gallina Ecotec Lucchini, la VF Group Bardiani CSF Faizanella, Tecnipes in Emilia Romagna, che insomma vengono appunto e rappresentano la regione dell'Emilia Romagna. Le prime quattro elencate invece sono quattro formazioni. Che hanno sede in Lombardia, per quanto riguarda la Toscana, la Q36.5 Cycling Team, la Mastro Marco eh, Fans Club Nibali, la Opla Petroli Firenze Don Camillo, poi abbiamo una formazione che viene dalla Sicilia, Team Bike Sicilia, una formazione che ha sede nelle Marche, stiamo parlando della Work Service Vital Care Dynatec e poi abbiamo eh, formazioni venete, la Zalfero Mobile Desire Fiorno, la ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiolla, la General Store SGB Fratelli Curia, la Solme Olmo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la Cycling Team Friuli Victorious e per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la campana imballaggi eh, Geotex Trentino, poi abbiamo due formazioni britanniche, la Zappi Racing Team Academy e la Project One, la formazione appunto di Amish Armit, corridore che è al comando e che continuiamo a vedere impegnato in questo tratto in discesa scendendo dal Combai. Due formazioni transalpine, la Amical Velo Club eh, Sois e la Nippo EF Martighe, una formazione monegasca, la UC Monaco, una formazione che viene dagli, dagli Stati Uniti, la Team Skyline, una formazione messicana, il Team Petrolike, una formazione colombiana, la GV Ergo Shimano, una formazione sammarinese, la Monex Pro Cycling Team, tre formazioni slovene, Cycling Team Crani, Ljubljana, Augusto. Santic e Adrian Mobile Cycling Team, una formazione degli Emirati, la UAE Team Emirates eh, Generazione Z, una formazione eh, kazaka Astana-Kazakhstan e due formazioni austriache, la WSA KTM Graz Leomo e la Tirol. KTM Cycling Team. Queste sono le formazioni al via, 170 gli atleti che hanno preso il via oggi per questa 75esima edizione del Trofeo Piva. Dell'Albo d'Oro abbiamo parlato, ormai siamo anche in attesa del prossimo passaggio sulla linea del traguardo, nel frattempo sono stati percorsi 125 km e la situazione vede sempre al comando, come queste belle immagini ci stanno testimoniando, il dorsale 101 Amish Armit con il gruppo allungato, allungatissimo in questo tratto in discesa che viaggia con circa 20 secondi di ritardo. Ora c'è un nuovo aggiornamento che danno 18. I secondi di vantaggio di Amit Armish che te, si sta intestardendo con questo lungo rapporto, è pur vero che siamo in discesa, ma una discesa eh, insomma, che non pre presenta in questo momento pendenze particolarmente eh, difficili dove bisogna pedalare, ma evidentemente è stato anche lui informato eh, che ormai il gruppo è vicinissimo e tra poco sarà raggiunto, quindi preferisce... Eh, rallentare il proprio ritmo, mangiare qualcosa e cercare nel momento in cui verrà raggiunto dal gruppo di eh, rimanere appunto con il gruppo eh, dei migliori eh, il più a lungo possibile. Dovrebbe essere per lui in questa fase abbastanza agevole, agevole diciamo così, eh, mantenere questa posizione di avanguardia, vedete che sta cercando nelle proprie tasche appunto ciò che gli può servire per alimentarsi e per non farsi trovare impreparato quando la corsa entrerà nelle proprie fasi finali. Nel, eh, passaggio, nel passaggio sulla linea del traguardo mancheranno a quel punto 45 km scarsi al traguardo finale. Allora dalla regia Manuel Canton mi segnala che abbiamo la possibilità di andare da Mario Guerretta che si trova sulle dure rampe dell'ERTA di San Vigilio, quindi io se la regia mi conferma, mentre siamo a meno 50 dal traguardo, quindi mancano poco più di 5 km al prossimo passaggio io e darei la linea a Mario Guerretta, vedo già le immagini che si trova appunto in cima a San Vigilio, eccolo qui Mario con tra l'altro un allestimento anche di una postazione per aiutare i tanti appassionati che proprio su queste due rampe si sono posizionati nella lunga attesa del passaggio del campo. Prego Mario, a te la linea, buon pomeriggio e buona domenica. Buon pomeriggio a Grazie Silvio eh, grazie per la linea che ci avete concesso posto suggestivo sono proprio al, al cima alla salita al muro, al muro di San Vigilio intanto c'è tanta gente in attesa del passaggio anzi saranno tre i passaggi in questa uh, magnifica evidente uh, eridente scenografia poi se andiamo ad analizzare l'aspetto agonistico è davvero è davvero impegnativo il percorso sul quale si dovranno eh, cimentare adesso i corridori arriveranno qua fra pochissimo la corsa entrerà quindi, in uno scenario completamente dove bisogna forza sui pedali e per, per quanto riguarda la corsa è già dato eh, gli sviluppi che ha avuto nella prima parte che è stata sorretta da un'azione della lunga gittata promossa da cinque corridori, adesso soltanto un corridore al comando che con il dorsale eh, 101 se ne vola via con eh, leggero margine eh, di vantaggio. E Armit della Proiet e ha in ammiraglia ginestra eh, ha ancora un eh, discreto margine di vantaggio. Fra poco torneremo ancora con l'immagine in diretta che eh, Estra Ciclino sta proponendo oh, per gli sportivi, sto godendo anch'io eh, di questo momento eh, magnifico davvero dal punto di vista agonistico, fra poco, quando vedremo eh, la corsa a passare sul tratto piano e quindi sulla pianura diciamo, di Corso Martino, vi richiederò la linea, potremo commentare in diretta il passaggio qui sul muro San Vigilio a uh, te la linea Silvio Grazie, eh, insomma, abbiamo chiaramente qualche problema di, 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 di ritorno anche per diciamo, avere un collegamento di dove poter anche interagire, quindi eh, ritorneremo da Mario Guerretta quando ci sarà il passaggio e come ha ricordato lui il prossimo passaggio ormai è imminente perché i corridori si stanno avvicinando sulla linea del traguardo e dopo aver superato la linea del traguardo e dopo che sarà mostrato loro il segnale che mancheranno due giri al termine do, da lì a, a qualche a un paio di minuti si inizierà a salire per la prima volta mm -hmm. sul muro di San Vigilio, pertanto ritorneremo eh, tra pochissimo da Mario Guerretta. Nel frattempo vediamo se ci sono altre immagini in diretta perché Radio Informazioni mi comunica che dovrebbe esserci il ricongiungimento. Ecco, in effetti, queste immagini ce lo stanno dimostrando al chilometro 130: viene ripreso il. Dorsale eh, 101 eh, Armit Amish della Project One, formazione britannica, che per tanti chilometri era stato in eh, fuga, gli ultimi in solitaria, ma in precedenza con il dorsale 44. Juan José de Luna Prieto con Michele Berasi e con Andrew Sampson, proprio Armit Amish, che poi aveva lasciato nelle, eh, salendo verso il Combai, il Gran Premio della montagna di Combai, qui nel frattempo c'è una, una coppia che sta cercando di uscire si tratta di giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto uno dorsale 53 il primo dorsale 54 il secondo della General Store che hanno qualche qualche decina di metri di vantaggio nel frattempo, insomma due atleti che escono dal gruppo, una bella azione coordinata di questa formazione veronese che ha formazione Continental Veronese, che tra l'altro è stata protagonista di un ottimo inizio di stagione, eh, sono loro due che stanno tentando di prendere il largo e vediamo nelle immagini sulla destra che ehm, nel disinteresse perlomeno in questa fase del gruppo, perché vedete che questo gruppo ha aperto ora altri corridori in testa al gruppo, appunto, che provano eh, a sfruttare questa mancanza di controllo per cercare di riportarsi sulla coppia della General Store SGB. Giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto che nel frattempo ha preso il largo e in questo momento Radio Informazioni segnala che sta viaggiando con un vantaggio di 20 secondi, quindi sono stati abili a sfruttare questo momento di disinteresse, più che disinteresse mancato controllo, cioè non c'è una formazione che è in grado di prendere in mano la situazione o perlomeno che in questa fase non ha. Questo tipo di obiettivo, ricordiamolo, mancano più di 45 km al traguardo, quando i corridori transiteranno sulla linea del traguardo, e capiterà tra poco, mancheranno due giri al termine, il primo di 19 km e 400 m, l'ultimo di 24 km. È salito a 23 il vantaggio della coppia di testa, c'è Manuel Canton dalla regia che mi sta suggerendo qualcosa che non ho capito. Perfetto, bene, ora prima di, del passaggio sul San Vigilio, il primo dove poi ritorneremo a, a, ad ascoltare e sentire Mario Guerretta, abbiamo preparato un contributo sulla salita di San Vigilio che ha preparato il nostro Andrea Finn, prego la regia di mandarlo in onda. Inserita nel 2019, la Riva di San Vigilio è una delle novità recenti del Trofeo Piva. Una ascesa che può essere decisiva, ma non è detto che lo sia. Nel 2019, il primo anno in cui fu inserita, Georg Zimmermann la sfruttò subito al primo passaggio per andarsene tutto solo. Gli avversari pensavano di poterlo riprendere, invece poi non fu più così. Nel 2020 non si corse, poi nel 2021 Ayuso su queste rampe ha messo le ultime energie per fare la differenza per arrivare al traguardo quando era già da solo sicuramente la riva di san vigilio è stata decisiva nel 2022 con martin marcellusi che su queste rampe è riuscito a staccare marco frigo lo scorso anno invece su queste rampe di riva san vigilio dove si va a scollinare proprio sulla chiesetta dedicata a san vigilio giacomo villa rischiò di perdere il trofeo piva poi in discesa riuscì a recuperare le ruote dei migliori e andare a vincere bene una riva di San Vigilio perché qui le salite, i muri si chiamano rive come i muri del, del Fiandre, come le cotte delle Ardenne. Il trofeo Piva ha le proprie rive. La riva di San Vigilio misura poco più di un chilometro, presenta pendenze che raggiungono il 25%. Una strada cementata per far salire i trattori quando devono accompagnare gli agricoltori per la vendemmia. Ebbene, questa riva di San Vigilio anche oggi potrebbe essere decisiva. Dallo scollinamento Traguardo ci sono appena un chilometro e mezzo. La domanda è: sarà decisiva anche quest'anno la riva di San Vigilio? In attesa della risposta godiamoci lo spettacolo del Trofeo Piva numero 75. Proviamo a rispondere al nostro Andrea Finn. Direi di sì. Sarà ancora decisiva la durissima salita che come abbiamo sentito da questa eh, completa descrizione, precisa descrizione di Andrea Finn eh, dove le pendenze arrivano al 25%, c'è stato il passaggio della coppia di testa Giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto sulla linea del traguardo, si stanno dirigendo proprio eh, verso l'inizio della salita di San Vigilio che in questo eh, circuito che misura 19 km e 400 m affronteranno una volta, dopodiché dopo questo passaggio ci sarà la salita del Combai, poi si ritornerà sul traguardo di Col San Martino per andare ad affrontare l'ultimo giro. Quindi vivremo in diretta questo passaggio dopodiché torneremo dal nostro Mario Guerretta che eh, ci racconterà, insomma, le sensazioni e cercherà di trasmettere le sensazioni che ha potuto vivere al primo passaggio della corsa su questo importante tratto del percorso. Nel frattempo c'è Luis Sutton con il dorsale 25 della... Axe Provence che sta cercando tutto solo di riportarsi sulla coppia di testa, vedete che ha qualcosa da dire anche alla nostra moto ripresa, non so, probabilmente la vorrebbe davanti a lui, eh, so che sarebbe più semplice provare a concludere questo inseguimento, ma ci sono dei regolamenti da rispettare, non si possono eh, aiutare i corridori. Ecco è iniziato la coppia di testa, Giovanni Bortoluzzi, e Filippo D'Aiuto la salita verso San Vigilio, che vedete in questa prima parte, strada stretta tra le case di colla San Martino, le abitazioni di questa zona di Col San Martino si inerpica in modo graduale. Eh, tra qualche centinaio di metri ci sarà una tornante sulla sinistra e lì invece le pendenze arriveranno a quel famoso 25% che tanta paura fa agli atleti in gara ma che invece c'è chi proprio su quel tratto proverà a fare la differenza non vede l'ora che arrivi l'ultimo passaggio su San Vigilio. Questo è il primo questo è il primo, ce lo godiamo in diretta grazie a queste bellissime immagini che Moto1 eh, ci propone Moto1 con alla guida Massimo Fioretti e Andrea Fin alle riprese, vedete tra poco i corridori, dorsale 54 Filippo D'Aiuto in prima posizione sta faticando un po' di più, invece il compagno di squadra Giovanni Bortoluzzi, ecco in questo tratto girano, svoltano a sinistra in questo tornante che opportunamente prendono alla larga per cercare di subire meno la pendenza e qui le pendenze si fanno veramente cattive, veramente importanti Bisogna utilizzare rapporti molto agili per eh, superarle queste pendenze che arrivano al 25%. Ecco pensate all'ultimo giro eh, quando si transiterà al Gran Premio della Montagna di San Vigilio, mancheranno solo 1200 metri al traguardo di Corsa Martino. Di questi eh, oltre 600 sono in discesa. In discesa molto ripida, chiaramente messa in sicurezza dagli organizzatori che hanno coperto i punti più esposti per naturalmente Regalare spettacolo con questo passaggio, ma allo stesso tempo pensare continuamente anche alla sicurezza degli atleti. Siamo ormai al Gran Premio della Montagna con Filippo D'Aiuto, sempre in prima posizione, che, però ha mantenuto opportunamente con sé anche il compagno di squadra Giovanni Bortoluzzi. Bisognerà continuare insieme, cercare di eh, rimanere davanti il più possibile. Ecco il passaggio al Gran Premio della Montagna. Abbiamo la possibilità anche di seguire la discesa. Ecco che così capirete anche voi che ci state gentilmente seguendo da casa, che tipo di difficoltà non solo la salita ma anche la discesa poi i corridori dovranno affrontare con queste protezioni che gli organizzatori dell'associazione ciclistica Col San Martino hanno opportunamente posto nei punti critici, queste reti di protezioni e questi eh, materassi chiaramente per andare a coprire i punti più esposti. Sulla destra vediamo con il dorsale 25 Luis Satton della Axem Pro. Che sta cercando tutto solo di riportarsi sulla coppia al comando. Non si vede ancora alle spalle di Sutton il gruppo che evidentemente sta affrontando con maggiore tranquillità. Transita al Gran Premio della Montagna anche Sutton, quindi, situazione che vede la coppia della General Store SGB formata da Giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto al comando. Il vantaggio della. Della formazione veronese è in questo momento di 35 secondi aggiornamento arrivato proprio un istante fa nei confronti di Luis Saton. 35 secondi della coppia inquadrata. In questo momento è guidata dal dorsale 53, Giovanni Bortoluzzi nei confronti dell'atleta solitario al loro inseguimento. Tra poco avremo un aggiornamento anche eh, che ci segnalerà il ritardo del gruppo, del gruppo principale. Quindi la coppia di testa, e eh, l'inseguitore Satton. E poi eh, a seguire anche eh, tutto il gruppo si stanno dirigendo ora dopo aver scalato per la prima volta il muro di San Vigilio verso la salita del combai, 390 metri di altitudine, poi verso Guia, Follo col Bertaldo e si transiterà nuovamente a Col San Martino e i corridori eh, sentiranno. La campana che segnalerà, segnalerà loro l'ultima tornata che misura, lo ricordo ancora una volta: misurerà 24 km. Questa tornata, invece che stanno eh, coprendo, misura per l'esattezza 19 km 400 m. Quindi stiamo entrando veramente nella fase calda, abbiamo circa Uh, un'ora scarsa di gara poco più di 40 km un'ora scarsa di gara che, gara che i corridori hanno affrontato fino a questo momento con la, uh, ed era scontato con la animosità e con la, uh, lo spirito assolutamente che si deve ad una manifestazione di così grande importanza io direi se la regia mi dà l'ok okay, che possiamo ritornare eh, da Mario Guerretta che ci racconta come il grande pubblico, il tanto pubblico assiepato eh, sulla salita sulle dure rampe di San Vigilio, ha vissuto questo primo passaggio della corsa. Mario, ci senti? Un attimo perché ci stiamo collegando, nel frattempo continuiamo a vedere le immagini della testa della corsa, sulla sinistra dell'inseguitore solitario Satton. Che sta cercando di eh, avvicinarsi alla coppia di testa. Il suo ritardo continua ad essere intorno ai 30 secondi. La coppia di testa ha già iniziato a salire verso il combine, non abbiamo aggiornamenti sul gruppo. Vi stiamo attendendo anche per darvi i riferimenti sul ritardo che il gruppo principale aveva al Gran Premio della Montagna di San Vigilio nei confronti della coppia di testa, sempre formata dal Dorsale 53 Giovanni Bortoluzzi e dal Dorsale 54 Filippo D'Aiuto della General Store SGB, oggi in ammiraglia guidati da Roberto Vigni, direttore principale della formazione, l'amico ed ex corridore e grande velocista Paolo Rosola che ho avuto la possibilità di incontrare lunedì scorso al Mario. Belvedere. Bene, mi dicono dalla regia che Mario è collegato con noi. A te Mario per cercare di trasmetterci le sensazioni del primo passaggio della corsa sulle durissime rampe di San Vigilio. A te la linea. Quindi torniamo in studio. Ecco, torniamo in, studio, torniamo in studio, scusate, ma purtroppo il segnale non ci consente, non ci consente di collegarci con Mario Guerretta sulla, sulle dure rampe di San Vigilio. Abbiamo visto comunque dalle immagini appunto, che ci ha proposto Mario come anche l'organizzazione abbia preparato uno stand con un DJ, quindi per intrattenere il tanto pubblico che, come ci diceva Mario, ha giustamente scelto di andarsi ad Assiepa sulle dure rampe di San Vigilio per vivere da vicino il passaggio della corsa e per vedere in faccia su queste dure rampe del 25% anche le espressioni degli atleti al momento del loro passaggio. Inizia la salita verso il combay per la coppia al comando. Tra le tante iniziative io a questo punto chiedo a Manuel dalla regia di preparare il contributo sul press tour, sul giro giornalistico, un'iniziativa che da qualche stagione, da ben tre stagioni, l'associazione ciclistica Col San Martino ha messo a disposizione dei tanti giornalisti accreditati, che si accreditano per seguire ufficialmente il trofeo Piva, e che nei giorni di vigilia della manifestazione sono stati accompagnati a conoscere, questo è un evento anche eh, che viene eh, giustamente utilizzato, per promuovere questo fantastico territorio alla scoperta dei territori che vengono, che, vengono, eh, che vengono appunto attraversati dalla corsa. Ora, dalla regia mi dicono che stanno preparando questo contributo sul Press Tour. Noi, nel frattempo, rimaniamo però sulla corsa e sfruttiamo anche queste immagini di eh, eccellente qualità che arrivano. Pertanto, il segnale ci consente di rimanere sulla corsa. Corsa dove non è cambiata assolutamente la situazione con due atleti al comando Bortoluzzi ed Aiuto, con un corridore solitario Sutton al loro inseguimento l'ultimo aggiornamento che ho a disposizione mi parla sempre di 35 secondi il vantaggio della coppia di testa sull'inseguitore che però è braccato da vicino dall'avanguardia del gruppo che nel frattempo si è selezionato sul primo passaggio a San Vigilio in testa al gruppo nelle immagini precedenti che rimane del gruppo principale perché non è più così folto gli uomini di Mirko Rossato della Bardiani CSF Faizanè che stanno cercando e anche della Tecnipes in Emilia Romagna del team Tecnipes in Emilia Romagna che stanno cercando di riportarsi in testa alla corsa ecco credo sia stato raggiunto Sutton perché qui siamo con la nostra Moto2 sull'avanguardia del gruppo che a questo punto è compatto anche se in lunga fila indiana quando anche il gruppo ha iniziato a salire verso il Combai alla eh, caccia della coppia Bortoluzzi d'aiuto che ribadisco, sono sempre al comando. Allora, la situazione vede questo drappello di, eh, che Radio Informazioni mi dà di 7 atleti, ma secondo me sono almeno il doppio. Eh, comunque, l'ultimo aggiornamento lo dava con un ritardo di 1 minuto e 17 sulla coppia al comando, eh, a un minuto e trenta circa 20-25 atleti, ad un minuto e quaranta era posizionato, era segnalato Sport, il gruppo principale. Casa. Mi dicono dalla regia sì, che abbiamo via. la possibilità di collegarci con Mario Guerretta velocemente, a te Mario, per raccontarci lo spirito e le sensazioni e il clima che si vive a San Vigilio Beh, Grazie Silvio, qui a San Vigilio è la più grande festa. Dobbiamo sottolineare che un aspetto decisamente importante le condizioni meteorologiche che sono evidenziate eh, rivelate a, a Corsa Martino in per questa stupenda giornata di ciclismo sono a dir poco magnifiche è una, un, un paesaggio stupendo, una scenografia molto molto bella poi se entriamo nel, negli aspetti tecnici della corsa anzi gli aspetti tecnici gli agonistici e di partecipazione ma di grande festa anche per la gente che ha applaudito al passaggio al paggio del, eh, della corsa qui sul muro di San Vigilio eh, come è già stato detto ritengo Silvio Bortolucci d'aiuto eh, pilotavano la corsa poi se ne sono andate giù di chiata eh. il tratto in discesa è altrettanto difficile è un percorso tecnico bisogna pilotare bene perché è davvero uh, una discesa molto, molto veloce e si va adesso ancora con bomba per l'esimo passaggio. Eh, la corsa a questo punto, con il primo passaggio al muro di San Vigilio, sta avendo un volto completamente nuovo sotto il profilo tecnico agonistico. Con il coinvolgimento della gente, qui è aria di testa, del circolo San Martino. No, i ciclisti sciopetai di Chiasi hanno preparato anche un chiosco quindi c'è il buon vino, c'è la birra c'è l'acqua fresca, si possono gustare anche le prelipidatezze di questa zona e quindi la è intervallata anche da questi enogastronomici a te la linea Silvio sì, Grazie Mario, grazie Mario e ringraziamo non solo io ma anche la regia perché Mario, cioè, con il telefonino abbiamo visto che probabilmente stai godendo anche tu dei privilegi che ci sono a San Vigilio perché era inquadrato il tuo addome e quindi abbiamo visto che sei particolarmente in salute, ma al di là delle battute la regia poi ha staccato su queste belle immagini dall'alto con la coppia di testa Bortoluzzi d'aiuto che sta scalando il Combai per la penultima volta, poi ci sarà il prossimo passaggio che sarà l'ultimo, ormai sono arrivati in cima e anche loro in questo tratto in falso piano prima di lanciarsi lungo la discesa e poi ritornare a Col San Martino dove sentiranno il suono della campana che segnalerà a loro e anche al gruppo che viene segnalato con un ritardo di un minuto e venti secondi anche al gruppo l'ultimo giro. Gruppo che vedete allungatissimo, salendo verso il Combai, eh, dove si cerca di fare selezione anche in questa salita che ha pendenze molto più morbide rispetto a quelle cattivissime di San Vigilio, che ricordiamo dovrà essere percorso ancora per due volte, quindi all'inizio dell'ultimo giro come lo stato in questa tornata, dopodiché il combai, ma all'ultimo giro appunto prima di ritornare su, a Col San Martino dove sarà, dove sarà posto il traguardo finale. Altro passaggio sulle Rive di San Vigilio, eh, dove eh, verosimilmente eh, ci sarà, diciamo così, eh, si andranno a delineare le gerarchie definitive e finali. e Cercheremo di capire chi eh, andrà a descrivere il proprio nome in questo importantissimo albo d'oro di una manifestazione che ha vissuto la sua prima edizione nel 1954. Eh, trofeo Piva, organizzato dall'associazione ciclistica Col San Martino, che ha vissuto, come tante altre manifestazioni, una sosta obbligata nel 2020 in occasione della pandemia di Covid-19 che ha praticamente fermato il mondo, nonostante ciò ricorderete che il ciclismo fu uno degli sport che per primi riuscì a ripartire grazie alla eh, possibilità e all'intelligenza anche dei nostri dirigenti che hanno eh, capito eh, in quali ambiti regolamentari ci si poteva infilare per far sì che l'attività non venisse... Eh, eh, soppressa in modo definitivo. Pertanto è stata una delle, al di là dei primi mesi di lockdown generale, una delle prime. Discipline sportive, quelle, eh, quella ciclistica, anche nelle sue categorie giovanili, che è riuscita a ripartire, nonostante ciò, nel 2020 la Cicl col San Martino, appunto la manifestazione che si corre nel mese di aprile. Ricorderete che il primo lockdown fu imposto nel mese di marzo di quel 2020, insomma, non ci fu la possibilità di correrlo, però si ripresentò immediatamente nel 2021 con il successo di Juan Ayuso, ora già uno dei grandi del ciclismo professionistico. Nel 2022 il successo di Martin Marcellusi, nel 2023 il successo di Giacomo Villa davanti ad Alessio Martinelli e a Davide Depretto. Eh, pertanto eh, siamo curiosi ormai impazienti di conoscere chi sarà il corridore che andrà a descrivere il proprio nome in questa 75esima edizione in questa stagione 2024. Nel frattempo siamo arrivati al 142esimo chilometro. I due atleti al comando hanno un vantaggio di 25 secondi sul dorsale numero 164. Matteo Scalco, Matteo Scalco della eh, Bardiani CSF Faizanè a questo punto hanno deciso di eh, smettere di controllare, ma di lanciare un proprio componente all'attacco, gli uomini di Mirko Rossato ed è quello che stanno facendo appunto con Matteo Scalco, Matteo Scalco che è anche uno degli atleti appunto di questa formazione, insieme ad Alessandro Pinarello, eh, più attesi sul traguardo oggi di Col San Martino. Allora, <ride> Perfetto, bene. Ora che abbiamo superato San Vigilio, che abbiamo superato il Combai, in attesa del passaggio sulla linea del traguardo e assistere all'ultimo giro, prego la regia di mandare il contributo dedicato al press tour, quindi al giro giornalistico dei tanti giornalisti accreditati che l'organizzazione organizza da tre anni. Pertanto, via con il contributo. Il Trofeo Piva per il terzo anno consecutivo, abbinato alla manifestazione ciclistica internazionale, ha proposto anche una press tour, vale a dire un gruppo di giornalisti che è venuto a scoprire il territorio delle colline del Prosecco con Negliano Valdobiadine di OCG insieme all'organizzazione organizzazione della Ciccol San Martino. Con noi Alex Kornfeind che ha fatto da accompagnatore per questo gruppo di giornalisti quest'anno che due giorni sono stati fino a questo momento. Beh, allora il ciclista è abituato al mangia bevi eh, questa è la prima cosa, poi farlo con questa maglietta e con questa manifestazione sicuramente molto importante, ma soprattutto capire la passionalità, l'entusiasmo oltre a questi meravigliosi territori del sito UNESCO. Con me un bel mix fra giornalisti, ciclogiornalisti turismo e ciclogiornalisti sportivi. Parola a Stefano. Stefano Masi di Bici.pro. il trofeo Piva è un appuntamento immancabile per chi vuole conoscere i talenti che si, si faranno fare onore in futuro e quindi con questa occasione sicuramente si unisce l'utile al degli È molto bello perché appunto come hai detto tu, ci sono i talenti futuri del ciclismo, però è anche bello dare un volto al territorio che ospita la gara, quindi scoprirlo a ritmo nostro. Però è sempre bello anche in bici con un Turin e bike molto molto particolare, abbiamo avuto modo di vedere le cantine, il territorio ed è una cosa che comunque dà un volto in più al ciclismo e al mondo anche del sportivo e professionistico. Pedalare nel territorio che vedrà protagonisti i ragazzi quest'oggi, che sensazioni ti ha dato? Fatica, <ride> quindi si fa fatica, capiamo più o meno quanta fatica faranno, però è davvero bello, come ho detto prima vedi e hai anche modo di assaporare quello che è il territorio e di capire un po' cosa circonda questo, questo evento sportivo, che è vero la gara della domenica però c'è tanto prima, nei 364 giorni che precedono l'evento c'è tanto ed è bello. Chi è abituato ai grandi e bei palcoscenici è sicuramente Tiziano Argazzi. Prima volta una gara ciclistica, innanzitutto. Sì, certo, ma è stata ed è un'esperienza interessante. Io, però, sono più abituato al turismo e all'enogastronomia, e quindi ovviamente mi trovo qui per, non per scoprire, perché lo conosco già bene. E, ma per riscoprire perché ogni, giorno, ogni volta che si viene nelle colline di Conegliano anche Valdobbiadene che è patrimonio unesco è una riscoperta ed è una, ed è una riscoperta dei prodotti tipici, dei vini interessantissimi e quindi è un territorio che merita di essere trattato e di essere visto sempre con occhi diversi e sempre nuovi ogni volta che si arriva. E quindi questa esperienza sicuramente aiuta a vedere luci e ombre diverse. Molte luci, pochissime ombre, anche perché il clima e il tempo aiutano in questi giorni. Eh, però il territorio è pieno di cose belle, è ricolmo di cose belle e anche ieri ne abbiamo viste tantissime. La fatica per me della bici è stata tanta, perché non sono molto, molto esperto. Però sono stato contento di averla fatta e sono contento di poter descrivere il territorio in tutte le sue forme, in tutti i suoi modi. Nicolò Vallone, Tutto Bici si prepara a dare le pagelle anche quest'oggi, ma prima di dare le pagelle agli atleti, diamo le pagelle alle cantine, alle bellezze che avete visitato in questi due giorni. Ma il voto è sicuramente il massimo possibile, l'esperienza di ieri del press Tour è stata eh, sicuramente ha lasciato. Tantissimo dentro a livello sicuramente di piacere godereccio, che non devo certo stare a spiegare eh, qui agli, app agli appassionati, ma ha eh, lasciato tanto anche a livello di riflessione, come ho avuto modo poi di condividere stamattina anche con i nostri lettori di tutto BC Web, eh, quando il territorio eh, veramente fa, fa rete, fa sinergia, anziché curare ciascuno il proprio orticello, e lo fa in favore, del, in questo caso, del ciclismo, di una corsa ciclistica che non vuol dire soltanto sostenere però una gara, quindi aspetto agonistico, vuol dire anche eh, so sostenere attivamente... Tutto quello che può essere il, il boom dell'attività della bicicletta per tutti, incoraggiare le persone a venire in bicicletta, a vivere il territorio e si crea quel circolo virtuoso per cui il territorio aiuta concretamente il ciclismo che ha bisogno di, eh, di supporto attivo per continuare a sopravvivere, parlo anche in questi termini, sappiamo bene qualsiasi situazione del ciclismo, soprattutto a livello magari di giovanile di, di queste categorie e il ciclismo a sua volta poi naturalmente, naturalmente aiuta il territorio. Alberta Schiatti e Marza Del Piai, anche voi siete salite in sella in un pomeriggio che vi ha regalato tante emozioni e vi ha fatto vedere e scoprire tante bellezze. Sì, devo dire che questo territorio che in bici conoscevo poco è stata una bella scoperta e mi ha ulteriormente convinto della bellezza del connubio tra ciclismo e e vino e in generale tra ciclismo e eccellenze no gastronomiche dei territori che, perché uno potenzia l'altro. La bicicletta può essere il mezzo del turismo del futuro? Eh, certo, guarda noi... Siamo a in Bici, siamo a VDG Magazine, sono due magazine che parlano proprio di turismo lento e di scoprire questi territori tramite due cose tra l'altro eh, sostenibili, ecco sostenibili perché sono eh, dei prodotti locali, quindi a chilometro zero, è un territorio che si presta alla bicicletta, anche a chi non è super professionista come abbiamo visto i ragazzi, noi siamo un pochino eh, tutti rotti, però insomma l'abbiamo fatta lo stesso, abbiamo poi eh, avuto anche il nostro piacere perché le cantine e anche la è stata spettacolare per cui sì direi di sì di continuare anche a leggere i nostri articoli così ve lo raccontiamo bene. E allora prima di ridare la linea a Silvio Martinello io non posso che lanciare un invito a tutti gli appassionati delle due ruote ma soprattutto gli appassionati della buona tavola e dei bei paesaggi a venire a Col San Martino sulle colline del Conegliano Valdobbiadene per scoprire questa splendida realtà che abbiamo davvero in casa. Bentornati collegati con la 75esima edizione del Trofeo Piva da Col San Martino con la situazione che le immagini che vi, stiano, vi stiamo proponendo eh, testimoniata appunto da queste immagini 25 km al traguardo quindi la coppia di testa sulla sinistra formata dai eh, componenti della eh, formazione della general eh, store con il dorsale 53 Giovanni Bortoluzzi e con il dorsale 54 Filippo D'aiuto si stanno avvicinando ormai alla linea del traguardo, pertanto al eh, suono della campana che segnalerà loro l'ultimo giro di questa eh, edizione del trofeo Piva all'inseguimento solitario. Lo vedete con il dorsale 164. Matteo Scalco della Bardiani CSF Faizanè che ha deciso di mandare in avanscoperta proprio. Il proprio portacolori sta viaggiando Matteo Scalco con un ritardo che radio informazioni segnala di 25 secondi nei confronti della coppia al comando. Saliti ora a 33. Attenzione, perché è arrivato un nuovo aggiornamento. Abbiamo ad un minuto, ad un minuto dalla coppia al comando, e quindi a circa 30 secondi di ritardo da Matteo Scalco un gruppo di 22 atleti, mentre il gruppo principale è segnalato a un minuto e 42, quindi una situazione che piano piano si sta delineando, tra poco, tra poco ci sarà il passaggio sulla linea del traguardo e poi immediatamente la penultima scalata al... San Vigilio, dure rampe di San Vigilio con le pendenze che arrivano al 25%, come vi abbiamo già in più occasioni ricordato. Voglio tornare sull'interessante contributo che Andrea Fina ha preparato sul Press Tour, ovvero su questa iniziativa dedicata ai tanti giornalisti che eh, sono accreditati per seguire il trofeo Piva. Che nei due giorni precedenti, nella giornata di sabato e di venerdì, sono stati coinvolti di questo interessante a detta di tutti, perché abbiamo sentito come Andrea Fina abbia intervistato eh, tutti loro che si occupano alcuni di eh, ciclismo eh, insomma, nel loro lavoro, altri che si occupano appunto di gastronomia, di territorio, di turismo e di questo perfetto abbinamento ormai che anche i più scettici eh, dovranno pur ammettere. O poi di quanto il territorio possa essere valorizzato proprio dal ciclismo. Ecco allora che per organizzare mentre c'è il passaggio sulla linea del traguardo per la coppia al comando, 24 km per Bortoluzzi ed Aiuto, di quanto sia importante, di quanto possa essere di reciproco sostegno, questo connubio, appunto tra il ciclismo, quindi l'evento agonistico e come questo evento agonistico sia importante per la valorizzazione del territorio, quindi un ciclismo che per organizzare e per impostare team e organizzazioni di questo genere ha bisogno di risorse, ecco che questa è un'ottima eh, opportunità appunto di andare, di continuare su questa strada di valorizzazione del territorio, delle eccellenze enogastronomiche, eh, per cercare appunto di valorizzare entrambi i settori e di creare quelle sinergie più che mai importanti per crescere insieme. Abbiamo visto anche Matteo Scalco transitare sulla linea del traguardo, il suo ritardo di 30 secondi, mentre siamo già entrati nell'ultimo giro, tra poco vedremo il passaggio anche del gruppo principale che dovrebbe essere però preceduto da un gruppo di 22 atleti. Avremo più chiara tra poco la situazione, quando radio informazioni ci andrà ad aggiornare. Eh, ulteriormente, nel frattempo stiamo entrando nella fase calda, stiamo entrando nel eh, circuito finale che misura 24 km, caratterizzato dalle due scalate. La prossima, la prima, la vedremo tra un attimo quando i corridori eh, svolteranno a sinistra. Eccolo qua con Filippo D'Aiuto in prima posizione e Giovanni Bortoluzzi sulla sua ruota. Si gira a sinistra e si inizia a salire per la prima parte in modo graduale verso San Vigilio, poi le pendenze si faranno veramente molto più cattive dopo quel tornante sulla sinistra che i due atleti al comando incontreranno tra circa 200 metri. Dovrebbe essere il turno ormai anche di Matteo Scalco, che tra poco dovrebbe anche lui iniziare a salire, vedremo se Matteo Scalco riuscirà ad avvicinarsi in questo tratto in salita lui eh, che tra l'altro queste strade le conosce bene ed è stato nella categoria juniores eccolo qui Matteo Scalco che sta arrivando anche lui all'inizio della salita che lui da juniores nella categoria juniores ha conquistato il successo al Piva Junior nel 2022 quindi due stagioni fa quando appunto militava nella categoria eh, juniores Vediamo la fatica, la fatica che, stanno, che sta attanagliando le gambe, i muscoli di Filippo D'Aiuto e di eh, Giovanni Bortoluzzi È sempre Filippo D'Aiuto che nel tratto più impegnativo... Del, del San Vigilio fa l'andatura, eh, ci dà un po' più eh, di spalle, Giovanni Bortoluzzi. Ma d'altronde, per riuscire a superare queste dure pendenze, non c'è alternativa, bisogna aiutarsi con tutto ciò che si ha a disposizione. Lo vedete, sono semplici da capire queste immagini. Corridori che faticano, eh, auto che salgono anche loro a 12-13 km orari. Una situazione che evidentemente con l'auto la, della direzione corsa e dell'assistenza generale ancora alle spalle della coppia di testa, evidentemente c'è quello spazio sufficiente per non andare ad intralciare la marcia di Matteo Scalco che è all'inseguimento solitario della coppia al comando. Eccolo qui Matteo Scalco che viene ripresa dalla nostra Moto2 con Roberto Casarin alla ripresa appunto e con Sante Garlanta alla guida e che quindi è concentrato naturalmente nel cercare di proporci queste immagini nella qualità migliore possibile e chiaramente a non intralciare anche dal punto di vista regolamentare la corsa, lo svolgimento dell'evento agonistico e anche la sicurezza stessa degli atleti. Vediamo alle spalle in prospettiva l'avanguardia del gruppo che si sta avvicinando a Matteo Scalco, evidentemente siamo all'ultimo giro e chi vuole provare a fare la differenza non può che iniziare a muoversi tanto pubblico a San Vigilio che ha scelto proprio la dura salita di San Vigilio per godersi lo spettacolo, e per godersi appunto il passaggio della corsa, transita Matteo Scalco con buona andatura, lui che ha il classico fisico da... Eh, scalatore che si lancia in questo momento in discesa sulla sinistra, vediamo invece la testa della corsa, la motoripresa che è proprio sulle ruote dell'auto che eh, fa assistenza. Bisogna assolutamente togliersi da lì. Credo che tra poco la direzione di corsa fermerà quest'auto al seguito, perché l'avvicinamento del, del gruppo ormai è imminente e bisogna assolutamente garantire la sicurezza degli atleti. Superato San Vigilio per la seconda volta la Coppia al comando, Giovanni Bortoluzzi e Filippo D'Aiuto si avvia a eh, andare ad attaccare per l'ultimo passaggio la salita del Combai che da sempre, da quando esiste il trofeo PIVA, rappresenta uno dei punti più storici, tradizionali di questa manifestazione che poi negli anni, chiaramente con l'evolversi della tecnologia, della preparazione, e quindi si va sempre più veloce in bicicletta, è stata incattivita dal punto di vista altimetrico con l'inserimento appunto di San Vigilio per creare quella selezione che tanto amano gli appassionati e per andare appunto a eh, verificare i reali valori in campo di questi giovani atleti che sono qui naturalmente per cercare soddisfazioni personali, per cercare soddisfazioni per i loro tecnici, per il loro sponsor, per le loro società di appartenenza e anche tentare di eh, eh, mettersi in mostra, di farsi notare per il tanto sognato passaggio tra i professionisti che normalmente chi vince il trofeo Piva o è protagonista al trofeo Piva riesce a trovare con una certa facilità. Allora vediamo la situazione dell'ultimo giro, anche con l'aggiornamento di Radio Informazioni, il passaggio al GPM, i due al comando con 23 secondi su Matteo Scalco che è riuscito a recuperare qualcosa, a 31 secondi, quindi sono vicinissimi, i 22 atleti che ci venivano segnalati. Eh, diciamo anche loro all'attacco, questo gruppo evidentemente formato da, dai migliori del, del lotto dei partenti di oggi che si era già selezionato nel penultimo passaggio sul Combai è che non è ancora stato raggiunto dal gruppo principale, notizie sul gruppo principale non ne ho, perlomeno Radio Informazioni non ne ha ancora pubblicate, non appena ne avremo eh, chiaramente sarà nostra cura immediatamente informare i tanti appassionati che staranno seguendo questa diretta proposta da CiclismoWeb.net che insomma è l'occasione anche per ringraziare tutta la squadra che ci permette di vivere insieme queste giornate. Su Moto 1, Andrea Fine con alla guida Massimo Fioretti, su Moto 2 Roberto Casarini con alla guida Sante Garland. Abbiamo il nostro drone con il gestore di questo strumento che in questo 2024 è andato ad arricchire queste nostre telecronache diretta. Eh, drone che è gestito da Andrea Tonin Alle interviste ed è posizionato proprio. Proprio in San Vigilio abbiamo Mario Guerretta in regia insieme al sottoscritto che vi accompagna nel racconto, nel seguire queste immagini. Manuel Cantone e Fabio Simonetto, che ringrazio anticipatamente ancora una volta per l'eccellente lavoro che stanno facendo e per la possibilità che danno a tutti noi e a tanti appassionati di seguire queste manifestazioni. Allora abbiamo sempre al comando la coppia della General Store che sono grandi protagonisti in questo finale che stanno resistendo veramente con grande determinazione e caparbietà al ritorno del gruppo che viene segnalato con un ritardo di 30 secondi e potrebbe, eh, dico potrebbe, uso il condizionale perché mi pare di capire che né Bortoluzzi né D'Aiuto abbiano, abbiano intenzione di, rendere, di eh, lasciare vita facile al gruppo, anzi vogliono renderla il più complicata possibile, stanno pedalando ancora di buona lena, hanno iniziato a salire verso il Combai, ultimo passaggio, al Combaia, ai 390 metri di altitudine di questa storica e tradizionale eh, ascesa che da sempre caratterizza il eh, trofeo Piva. Eh, non abbiamo informazioni e notizie di Matteo Scalco, perlomeno informazioni e notizie aggiornate. Evidentemente è ancora eh, tra la coppia al comando e il gruppo di 22 atleti che è riuscito a eh, sopravanzare il gruppo principale che non è. Di cui non abbiamo ancora informazioni. Nel frattempo, velocemente, sapete tutti appassionati di ciclismo che oggi si sta correndo la Parigi-Roubaix. Allora vi do un aggiornamento quando mancano 15 km al traguardo della regina delle classiche con il battistrada, pensate un po' eh, la sorpresa, Matteo Van Der Poel, campione del mondo che sta percorrendo il tratto difficilissimo del Carrefour de l'Arbre, l'ultimo tratto a 5 stellette di coefficiente di pericolosità e di eh, chiaramente difficoltà che ha un vantaggio di 3 minuti sul primo gruppo inseguitore. Quindi, insomma, storia già segnata alla Parigi-Roubaix. Quindi, eh, se volete invece seguire un qualcosa di incerto ancora. Eh, collegatevi con il Trofeo Piva con ciclismoweb.net con la pagina eh, con l'account youtube di ciclismoweb.net per seguire questi chilometri finali perché la storia della parigi roubaix è già scritta con Matteo van der Poel che dopo aver conquistato domenica scorsa domenica di Pasqua il suo terzo giro delle Fiandre si sta prestando a conquistare la sua seconda parigi roubaix sempre in maglia di campione del mondo allora abbiamo due corridori al comando Borto Toluzzi ed Aiuto, aggiornamento arrivato da Radio Corsa, a 19 secondi abbiamo Matteo Scalco che continua a pedalare in solitaria, a 58 secondi quindi hanno perso qualcosa, 20 atleti, quel gruppetto che in precedenza era formato da 22 atleti sono rimasti in 20, Radio Informazioni dice circa, quindi insomma vi riportiamo le stesse informazioni che abbiamo noi, non abbiamo la lista di chi eh, fa parte di questo gruppo di 20 atleti, eh, chiaramente nel momento in cui abbiamo due moto a disposizione, o decidiamo di lasciare Scalco per andare sul gruppo o aspettiamo se ci sarà il ricongiungimento. Perché ribadisco, vedendo pedalare... Bortoluzzi è d'aiuto, mi sembra di eh, intravedere una coppia che eh, sta eh, cercando di rendere la vita veramente dura agli inseguitori, però attenzione perché da questa immagine sulla destra vedo all'inseguimento che sta arrivando all'altezza dell'auto di assistenza generale un atleta e mi sembra proprio Matteo Scalco, Matteo Scalco che si sta avvicinando alla coppia al comando, quindi tra poco, ora magari dall'alto, con queste immagini dal drone gestito da Andrea Tonin avremo la possibilità di capire meglio la situazione, però mi è sembrato di intravedere Matteo Scalco che si sta avvicinando eh, di gran lena alla coppia al comando, Bortoluzzi d'aiuto, quindi tra poco potremo avere un terzetto un terzetto al comando, questo invece il gruppo di 20, 22 atleti che stanno salendo verso il Combai con le maglie della Colpac nelle primissime posizioni, anzi MBH Bank Colpac Ballan, questa nuova denominazione con questa nuova collaborazione di sponsorizzazione con questo istituto bancario ungherese, quindi la Colpac Ballan, ex Colpac Ballan, ora arricchita con MBH Bank, sta cercando nuovi investitori per fare evidentemente, perlomeno questo si, si evince, si capisce il salto nella categoria superiore, quindi professional, e quindi eh, avere. Eh, opportunità di partecipare al calendario professionistico più importante. Staremo a vedere, intanto concentriamoci su questo 2024 e su ciò che gli atleti della formazione guidata da Antonio Bevilacqua Rossella Di Leo e Valotti eh, faranno appunto in questa stagione, un inizio di stagione non particolarmente fortunato, anche con qualche proprio infortunio fisico da parte Così, subito da eh, alcuni importanti atleti di questa, di questa importante formazione che oggi schiera con il dorsale 91 Matteo Ambrosini, con il dorsale 92 Samuel Florian Cagliamini, con il dorsale 93 Lorenzo Masciarelli, con il dorsale 94 Pavel Novak, con il dorsale 95 Mark Valent in ammiraglia. La nostra vecchia conoscenza, e personalmente mi pregio anche di poterlo definire amico. Flavio Miozzo alla guida e alla gestione anche dal punto di vista tattico delle mosse dei propri atleti. Vediamo che Scalco è rientrato sulla coppia al comando e uno dei due uomini non sono ancora riuscito ad intravedere chi sta perdendo contatto sotto la spinta appunto di Matteo Scalco che dopo essere rientrato su Bortoluzzi e d'aiuto si è messo in testa e sta cercando di imprimere la propria andatura creando delle difficoltà a uno dei due eh, corridori della General Store SGB. Potrebbe essere Giovanni Bortoluzzi che però potrebbe, eh, dopo magari verremo smentiti non appena... Avremo la situazione, però sta rinvenendo da dietro, e lo vediamo appunto grazie a queste immagini dall'alto, molto velocemente l'avanguardia del gruppo, di questi 20-22 atleti che erano segnalati a circa un minuto, vedete che si sono avvicinati moltissimo, tra l'altro avvicinati moltissimo e anche molto allungati, quindi c'è stata scrematura anche dietro in questo gruppo di 20 dove stanno emergendo i migliori, tra poco vediamo un terzetto seguito da un altro terzetto a una ventina di metri, molto allungati, quindi quelle situazioni che se non riesci a reagire immediatamente può diventare difficile ritornare davanti. Eh, mentre anche Radio Informazioni conferma che ci sono tre atleti al comando, anche se uno dei tre, allora, il passaggio, abbiamo Scalco al Gran Premio della Montagna con Filippo D'Aiuto, quindi avevo ipotizzato bene, vedendo, insomma, la pedalata in salita dei giri precedenti, con un leggero distacco comunque in terza posizione al Gran Premio della Montagna del Combai è transitato Giovanni Bortoluzzi molto vicini un, molto vicino un gruppetto di sei atleti. Che vediamo qui inquadrato da queste immagini dall'alto che ci vengono proposte eh, grazie al eh, nostro drone sono sei gli atleti che fanno parte di questo gruppettino che sono l'avanguardia di quel gruppo di 20-22 che ci veniva segnalato dalla Radio Informazioni. Non appena con le nostre motoriprese avremo la possibilità di andare a eh, così scorgere anche i loro dorsali, saremo in grado anche di darvi la composizione di questo sestetto che a eh, grande velocità si sta avvicinando ai tre atleti che sono al comando, che continuano ad essere Filippo D'Aiuto e Matteo Scalco con qualche decina di metri di ritardo sta pedalando Giovanni Bortoluzzi. Siamo impegnati in discesa, i corridori sono impegnati in discesa e noi a seguirli con attenzione, scendendo appunto dal Combai per riportarsi nella zona di Col San Martino, ma attenzione, non ci sarà il passaggio immediatamente sulla linea del traguardo, non solo passaggio, ma che sarà anche linea del traguardo di questa manifestazione giunta alla 75 edizione, ma prima si farà una deviazione che ha eh, poco di turistico, ma dal punto agonistico invece ha, <ride> ha una valenza fondamentale per l'ultimo e eh, probabilmente anche decisivo passaggio a San Vigilio, al Gran Premio della Montagna. Lo ricordo ancora una volta: mancheranno solo 1200 metri al traguardo. Ora il nostro drone sta cercando di cogliere la situazione per farci capire e per potervi anche aggiornare su come sia ecco questi sono i tre al comando perché eh, Bortoluzzi è riuscito a rientrare sul compagno di squadra d'aiuto e su scalco hanno un vantaggio veramente veramente vantaggio limitato su un quintetto e un il sesto elemento ha perso qualcosina nel primo tratto di discesa ma il vantaggio dei tre ad occhio e croce non supera i 15 secondi, quindi tra poco avremo un altro terzetto che arriva, quindi la situazione è in continua evoluzione. Nulla è deciso assolutamente, tutto si deciderà sul chilometro e mezzo di San Vigilio, soprattutto negli ultimi 700 metri di salita, dove le pendenze arrivano al 25%. Eccoli qua, i tre uomini al comando, con Matteo Scalco in prima posizione. Giovanni Bortoluzzi alle sue spalle e in terza ruota Filippo D'Aiuto. Il primo del Gruppo Bardiani CSF Faizanè, il secondo e il terzo della General Store SGB. Quindi questi sono gli uomini al comando, gli uomini che stanno guidando la corsa, nessuno fa mancare il proprio contributo. Vi do un aggiornamento, eccoli qua, sei uomini ad inseguire i tre uomini al comando, il loro vantaggio 20 secondi su Diego Fernando Castro Pescador con il dorsale 57, con il dorsale 92. Abbiamo il portacol, allora, il primo della GV Erco Scimano, Colombia il, con il dorsale 92 Florian Cagliamini Samuel della MBH Bank Kolpak Ballan. Con il dorsale 94, sempre della MBH Bank Kolpak Ballan CSB, Pavel Novak. Con il dorsale 145 della Tirol KTM Cycling Team Marco Skretl. Con il dorsale 150 Edoardo Zamperini, Zamperini dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pura Marchiol. E con il dorsale 163 Alessandro Pinarello della VF Group Bardiani CSF Faizanè. Che ad occhio e croce non collaborerà perché davanti appunto c'è Matteo Scalco. Quindi una situazione di superiorità, numer no, superiorità numerica. No, scusate. Ma di una situazione tattica. Che consente appunto ad Alessandro Pinarello di rimanere nel sestetto che è all'inseguimento del terzetto, che vediamo inquadrato sulle ruote, mentre un problema meccanico sfortunatissimo, Giovanni Bortoluzzi, che l'abbiamo visto rialzarsi non sono riuscito a cogliere che tipo di problema abbia avuto, ma si è alzato nettamente tra l'altro con un gesto di stizza, capendo immediatamente che doveva lasciare la presa dei e sta arrivando, e sta arrivando 3 4 5 6, il sestetto che si è avvicinato moltissimo, eh no, una foratura, una foratura per Giovanni Bortoluzzi, veramente sfortunato, veramente sfortunato il portacolori della Genera Store, una situazione anche qui che stiamo vedendo con il dorsale 23, con il dorsale 23 abbiamo Noé Melot della Axe en Provence, altri corridori che stanno tentando di rientrare e con il dorsale 137 Ludovico Crescioli della Team Technipes in Emilia Romagna, grande protagonista anche a Villa di Villa lunedì scorso che sta cercando di rientrare situazione chiaramente in evoluzione, tra poco potremo avere 6, 8, 9, 10, 11, un gruppetto di 11 atleti che si dovrebbe andare a comporre prima di andare ad attaccare il il San Vigilio per l'ultima volta, vedete questa situazione. Sono otto corridori davanti, si è formato un gruppo di otto e ci sono questi tre atleti che stanno cercando di rientrare che andranno a formare a breve, tra poco, perché credo che l'inseguimento andrà a buon fine. Questo gruppo di testa formato da 11 atleti. 11 atleti. Quindi abbiamo Scalco, abbiamo D'Aiuto, abbiamo eh, Pescador, abbiamo Cajamini, abbiamo Novak, abbiamo Schetter, abbiamo Zamperini, abbiamo Pinarello, abbiamo Crescioli con il dorsale 137, lo vedete con il dorsale 23, scusate, abbiamo Noemelo e eh, davanti a loro mi sembra una maglia della BS Carrera, però non vorrei non vorrei eh, sbagliare, abbiamo qualche problema con le immagini in questa fase, ci stiamo avvicinando a Col San Martino, Matteo Scalco in ultima posizione, dopo che è stato raggiunto prova a recuperare le forze, sta faticando a tenere il ritmo indiavolato degli altri. Eccolo qua, con il dorsale numero 2, avevo visto, visto correttamente, si tratta di un uh, portacolori della BS Carrera, Tommaso Dati che fa parte di questo gruppo di 11 atleti che sta guidando la corsa. 11 atleti al comando, tra poco vi daremo ancora un aggiornamento sulla composizione di questo gruppo e eh, appena gli avremo anche degli aggiornamenti su quanto succede alle loro spalle. Nel frattempo con queste immagini dall'alto riusciamo anche a diciamo così andare a ricomporre questa situazione che in questa fase vede qualche difficoltà per le immagini in diretta che ritornano in questo Momento, c'è ora il gruppo di 11 atleti si è ricomposto. Si cerca di alimentarsi per quanto possibile in questi ultimi chilometri finali. Ecco, vi do la composizione con il dorsale 2, Tommaso Dati, BS Carrera. Con il dorsale 23 Noè Melo della AVC Axen Provence, con il dorsale 54 Filippo D'Aiuto General Store SGB, con il dorsale 57 Diego Fernando Castro Pescador della GV Erco Shimano, con il dorsale 92 Samuel Florian Cagliamini della MBH Bank Colpac Ballanci SB, con il dorsale 94 Pavel Novak, sempre della formazione, stessa formazione di Cagliamini, con il dorsale 137 Ludovico Crescioli della Team Technipes in Emilia-Romagna. Con il dorsale 145 Marco Kretl della Tirol KTM Cycling Team Austria. Con il dorsale 150 Zamperini Edoardo dell'Unione Ciclistica Trevigiani Energia Pula Marchiol, con il dorsale 163 Alessandro Pinarello della VF Group Bardiani CSF Faizanè e con il dorsale 164 il suo compagno di squadra Matteo Scalco. Quindi abbiamo due formazioni, la VF Group Bardiani CSF Faizanè e la MBH Bank Colpac Ballan CSB che possono contare su due atleti che fanno parte di questo gruppo che... Nella totalità ne conta 11 che sta guidando la corsa. Quindi vedremo se queste due formazioni avranno, probabilmente ce l'hanno, la forza di provare a condizionare positivamente per loro, chiaramente, questa superiorità numerica. C'è un attimo di, un attimo, una fase di rallentamento. Non abbiamo informazioni mentre mancano 10 km <coughs> al traguardo. Non abbiamo... <coughs> Scusate, non abbiamo informazioni su quanto sta accadendo alle spalle di questo, eh, di questo gruppetto che sta guidando la gara, dove i vari componenti, appunto, che ne fanno parte, stanno cercando anche di, come possiamo dire, di guardare in faccia, di controllare la pedalata degli avversari per cercare di capire qual è la condizione e la situazione che appunto eh, dei loro avversari perché molto presumibilmente da questo gruppo uscirà il vincitore um, concentriamoci ormai su questo finale questo finale di gara mi sembra di vedere un Atleta che è riuscito a prendere il largo, infatti, la nostra moto ripresa se n'è accorta e si porta sulla testa. Eccolo qua, vediamo di chi si tratta. Vediamo di chi si tratta, così cerchiamo di capire anche tatticamente come sta evolvendo la situazione. Si tratta di Novak, Novak, quindi ehm, Flavio Miozzo, eh, direttore sportivo della formazione italo-ungherese della. MBH Bank Colpac Ballanci SB lancia uno dei suoi due atleti che fanno parte di questo gruppo di 11. Ve lo dicevo, da queste due formazioni no? MBH Bank Colpac Ballanci SB e eh, WF Gruppo Bardiani CSF Faizanè, eh, facendo leva sulla superiorità numerica, probabilmente avremmo assistito a qualche eh, diciamo così, azione per eh, cercare appunto di sfruttare al meglio eh, questa superiorità. Si muove la MbH Bank Kolpak Ballan con Novak, con Pavel Novak, corridore ceco che viene dalla Repubblica Ceca. Si lancia l'attacco solitario. Si volta, si gira. Non capiamo, ecco, Radio Informazioni segnala che ha in questo momento, quando mancano circa 8 km al traguardo, ha un vantaggio di 9 secondi, 9 secondi sul gruppo di 10 inseguitori. Bella la pedalata di Nova, catletta possente, passista scalatore, uomo in grado di spingere lunghi rapporti, quelli che sta cercando appunto di spingere per aiutarlo a mettere e a porre maggior vantaggio possibile tra sé e i dieci inseguitori, tutto questo anche a vantaggio del compagno di squadra, Samuel Florian Cagliamini. Atleti italiano, sempre della stessa formazione che in questa fase può rimanere sulle ruote chiaramente dei, degli altri componenti del gruppo di 10 che è all'inseguimento di Novak. L'inseguimento di Novak che ora sembra iniziare ad accusare un po' la fatica, mentre sta aumentando il suo vantaggio perché è arrivato, ci comunica radioinformazione a 18 secondi, anche se si sta intestardendo, mancano 6 km al traguardo, 6 km al traguardo, attenzione. Sembra poco, ma saranno caratterizzati dall'ultima scalata al muro di San Vigilio. Quindi ostacolo non banale per Novak e per tutti gli altri atleti che si stanno contendendo il successo. Meno 5 al traguardo, passato un altro chilometro per Novak che continua a pedalare con un vantaggio che nell'ultimo aggiornamento ci veniva segnalato a 18 secondi, di 18 secondi nei confronti dei 10 uomini al suo inseguimento. Tra questi 10 c'è il compagno di squadra Cajamini, che pertanto eh, tenterà molto probabilmente di eh, sfruttare questo, questo assist. Che gli sta, uh, sta cercando di proporgli Pavel Novak. Vedete che prima di transitare sulla linea del traguardo, si gira a destra per andare a fare un uh, tratto cittadino. Prima di andare ad imboccare per l'ultima volta la salita di San Vigilio, questi 1200 metri cattivissimi. Che dopo quasi 180 km di gara chiaramente metteranno a dura prova la resistenza di questi ragazzi ora sta ripreso un po di slancio la pedalata di Pavel Novak che secondo il mio modesto parere eh, dovrebbe alleggerire di un dentino perché mi sembra stia, si stia intestardendo un po troppo con questo lunghissimo rapporto 4 km al traguardo per Pavel Novak, nel frattempo eh, eh, i 10 all'inseguimento, che però Radio Informazione ci segnala essere eh, siano in 9 in questo momento, quindi si è perso un elemento, viene segnalato addirittura a 30 secondi, quindi non c'è questa... Eh, determinazione che ci dovrebbe essere, 30 secondi a 4 km dal traguardo, seppur con la presenza di questi 1200 metri durissimi che portano al Campionato della Montagna di San Vigilio, per un atleta come Pavel Novak io non lo sottovaluterei. Evidentemente un po' tutti ora, ora ci segnalano il dorsale 54, che è Filippo D'Aiuto, che pedala con 26 secondi, quindi Filippo D'Aiuto sta provando ad uscire dal controllo. Per riportarsi su Novak, il suo ritardo però è 26 secondi. 26 secondi. E per Pavel Novak ci stiamo avvicinando agli ultimi 3 chilometri. Ultimi tre chilometri di gara e anche all'imminente ormai. 3 chilometri all'arrivo in questo momento per Pavel Novak, mentre nel gruppo principale Radio Informazioni ci segnala che sono rientrati altri atleti. Attenzione, attenzione perché la situazione non è assolutamente decisa. Pavel Novak si sta rendendo protagonista di un'azione veramente di grande, di grande classe. Tra poco per lui inizierà la strada a salire verso il Gran Premio della Montagna di San Digilio. E quindi vedremo soprattutto nelle prime eh, rampe della salita che sono eh, abbastanza pedalabili, se avrà ancora una pedalata redditizia, mentre nel frattempo viene aggiornato il ritardo di eh, Filippo D'Aiuto che è all'inseguimento di Novak, 22 secondi, 27 secondi invece il gruppo principale, gruppo principale che ci viene segnalato non essere più composto da eh, 9 atleti, erano 11, Novak è uscito, è uscito anche D'Aiuto, ma gruppo principale che è diventato molto più folto perché evidentemente sono entrati altri atleti. Due chilometri per Novak, ultimi 2.000 metri per Novak. Attenzione, tra poco si inizia a salire, tra poco si inizia a salire verso San Vigilio. Novak non ha alleggerito un po' il, la sua pedalata, quindi è passato ad un eh, rapporto più agile, vedete una maggiore frequenza dell'atleta cieco nell'andare ad avvicinarsi a questa curva sulla sinistra, ecco le moto che precedono della polizia stradale e delle staffette che precedono la corsa. Curva sulla sinistra anche per Novak, attenzione Pavel, attenzione Pavel ha perso un po' di aderenza <coughs> la ruota posteriore. È riuscito comunque a controllare. Ora, rapporto più agile per affrontare queste prime rampe di salita per Pavel Novak. Per lui meno di, un, meno di due chilometri al traguardo. Nel frattempo Radio Informazioni ci segnala che Filippo d'aiuto è stato ripreso, quindi la situazione vede Pavel Novak da solo al comando, al suo inseguimento il gruppo principale, che non abbiamo notizie e informazioni su, sulla composizione e sul numero anche che lo compone e all'inseguimento di Novak che ora, ora, quando il tratto, quando la salita si fa più impegnativa, proprio qualche centinaio di metri prima di affrontare questo durissimo tornante sulla sinistra, vedete che la sua azione si fa inevitabilmente eh, meno efficace, meno redditizia, questo tornante sulla sinistra gli permette anche di guardare dietro e di capire come sia la situazione alle sue spalle, ora la nostra moto ripresa giustamente lo affianca e prova a superarlo e ci consente con questa immagine in prospettiva di cercare di capire e di intuire cosa sta accadendo alle spalle di Novak, mi è sembrato di vedere l'avanguardia del gruppo eh, percorrere il tornante sulla sinistra che una ventina di secondi fa è stato affrontato da Pavel Novak che comunque continua a pedalare nonostante le dure rampe di San Vigilio in modo abbastanza redditizio e devo dire confortante per lui che le moto eh, della giuria e dell'assistenza siano ancora alle sue spalle ecco in questo momento si intravede un corridore solitario che sta cercando di portarsi sul cieco della MBH Bank Colpac Ballan che transita al Gran Premio della Montagna per lui 1200 metri al traguardo per Pavel Novak, che ha una grande occasione, una grande opportunità per lui di andare a conquistare il successo nella 75esima edizione del trofeo Piva. Che dopo che nel 2023 ha parlato italiano con il successo di Giacomo Villa. Potrebbe ritornare a parlare cieco in questo caso con Pavel Novak, che sta affrontando tra l'altro questa discesa con qualche imperfezione. Attenzione Pavel, nella foga chiaramente di cercare di non farsi raggiungere questo eh, tornante complicato sulla sinistra. Ora la possibilità: la strada si allarga leggermente, la possibilità di allungare il passo e di rilanciare la propria azione per Pavel Novak. Novak, Pinarello alle sue spalle, Pescador, terza posizione al Gran Premio della Montagna, Pavel Novak ormai lanciatissimo, ultime centinaia di metri, vediamo perché anche l'anno scorso c'è stato proprio nel finale un ricongiungimento che ha permesso a Giacomo Villa di conquistare il successo, ultima curva per Pavel Novak, 300 metri al traguardo per lui, vediamo dove è Alessandro Pinarello, no ormai è fatta, per Pavel Novak è fatta, telecamere fisse. Complimenti complimenti a Pavel Novak, complimenti alla sua formazione, la MBH Bank Colpac Ballan e complimenti al direttore sportivo Flavio Miozzo che ha saputo condurre benissimo i propri atleti alla conquista di questo successo. Ora andiamo a vedere come si andrà a completare il podio con Alessandro Pinarello che dopo aver conquistato il Gran Premio del Recioto a Negrar martedì scorso dopo essere stato protagonista a Villa di Villa va a a salire sul secondo gradino del podio a Col San Martino in terza posizione. Mi è sembrato di vedere Crescioli, però attenzione, attenzione, non vorrei, non vorrei aver detto una stupidaggine. Ora attendiamo i vari arrivi, saremo tra poco più precisi nel darvi l'ufficializzazione. Quello che sicuramente possiamo dirvi è che Pavel Novak va ad aggiungere il suo nome in questo importantissimo albo d'oro. Pavel Novak, che conquista il successo nella 75esima edizione del trofeo Piva, con questa bella azione solitaria che è iniziata a 10 km dal traguardo. Sembrava una, e avrebbe potuto esserlo chiaramente, una situazione che. Cercava di agevolare l'altro compagno di squadra, l'altro uomo. Ecco, Pescador in terza posizione, scusate, non Crescioli. Quindi abbiamo l'ordine d'arrivo, Pavel Novak, MBH Bank, Colpa In seconda posizione Alessandro Pinarello della VF Gruppo Bardiani, CSF, Faizanè. In terza posizione il colombiano Diego Fernando Castro Pescador della GV Erco Shimano. Questo il podio della 75esima edizione, più che mai spettacolare, del trofeo Piva che abbiamo vissuto insieme. Ora attendiamo anche che gli atleti, perché chiaramente vi proporremo anche le premiazioni. Un altro protagonista, un altro protagonista della giornata di oggi, in fuga per tantissimi chilometri, Giovanni Bortoluzzi, che taglia il traguardo in questo momento, mentre questo rallenti. Ci ripropone Pavel Novak, che va addirittura ha, ha il tempo di andare a prendere il 5 dagli spettatori che sono posizionati negli ultimi 50 metri al di là delle transenne e poi alzare le mani al cielo nel momento in cui è andato a, traglia, a tagliare il traguardo. Qui vediamo probabilmente l'arrivo altri arrivi di atleti che stanno terminando. Questa prova, nel frattempo, dalla regia mi comunica che non è arrivato il momento, prima di andare ad assistere alle interviste e alle premiazioni, di mandare un altro blocco pubblicitario. Prego, regia. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico. Con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Siamo in attesa dell'ufficializzazione dell'ordine d'arrivo, vi avevamo dato le prime tre posizioni, ma vorremmo darvi anche l'arrivo completo, perlomeno delle prime dieci posizioni, con il successo di Pavel Novak, che va a conquistare questa 75esima edizione. Qui vediamo il rallenti del suo arrivo: 75esima edizione del trofeo Piva. In seconda posizione, Alessandro Pinarello. In terza posizione, il colombiano Diego Fernando Castro Pescador. Quindi. Ordine d'arrivo di grande qualità, chiaramente, di atleti di cui sentiremo ancora parlare, senza dubbio. Tra poco, tra qualche minuto, avremo la possibilità anche di sentire nelle interviste le impressioni, le prime impressioni a caldo dei, dei protagonisti di questa 75esima edizione del Trofeo Piva, ancora una volta egregiamente organizzata ed eccellentemente organizzata dall'Associazione Ciclistica Col San Martino, che da domani. Inizierà a pensare chiaramente ai prossimi appuntamenti in programma, ovvero il Piva Day per la categoria Juniors e le manifestazioni di fuoristrada che hanno in programma dal punto di vista organizzativo in questa stagione 2024 e poi naturalmente iniziare a concentrarsi sulla 76esima edizione del trofeo Piva, perché è una manifestazione di questo livello, di questa portata, eh, richiede un lavoro, eh, un lavoro importante, fondamentale, di lungo periodo, chiaramente, per cercare di fare le cose al meglio come ormai da tempo ci ha abituato l'associazione ciclistica Col San Martino. Eh, una manifestazione, una gara dal punto di vista agonistico che ha vissuto momenti veramente esaltanti, che ci siamo divertiti, io perlomeno, eh, mi auguro anche voi, io a raccontarvi, voi a seguire e che ha visto emergere atleti ribadisco, sicuramente di grande qualità, una corsa mai banale, da sempre fin dai primi chilometri affrontata con eh, spirito veramente Garibaldino e eh, che come giusto che sia per una manifestazione di tale livello. Io prima di concentrarsi sulle premiazioni e poi molto probabilmente dovremmo chiudere anche con una certa urgenza perché siamo in diretta da oltre due ore attendiamo la premiazione e qualche probabile intervista che dovrebbe arrivarci appunto da parte di Mario Guerretta e Andrea Finn. Ci sarà per il vincitore il trofeo che verrà consegnato da Valentino Moro, il noto artista del ferro che ormai da diverse stagioni va a forgiare e a preparare il trofeo che poi spetta spettacolare trofeo che poi spetta al vincitore del trofeo Piva, quindi seguiremo anche questa premiazione con l'artista appunto Valentino Moro che andrà a eh, proporre e a porre al vincitore Pavel Novak il trofeo opportunamente preparato per l'occasione. Una giornata di sport, una giornata di promozione turistica, ma siamo già con il vincitore Pavel Novak, la linea va da Andrea Finn a Colso Martino. Novak, che splendido assolo, ci pensavi di poterla vincere? Eh, ho pensato oggi, ero una gamba buona e anche tutti i ragazzi nella squadra lavorano bene e poi siamo, siamo presi la fuga e poi sulla spiata ho attaccato. A chi lo dedichiamo questa vittoria? Eh, a tutti, tutta la squadra, no, tutti i sono a Fortecca. allora Silvio rimaniamo in linea perché abbiamo anche il direttore sportivo Gianluca Valotti che abbiamo visto abbracciarti con Flavio Mugnozzo all'ultimo chilometro. Una vittoria che ci voleva. Sì, per noi, soprattutto per il team, è stata un po' una sofferenza perché vabbè, non è che cerchiamo scuse, però i due mesi che stiamo cercando questa vittoria. I ragazzi, gli altri ragazzi sono stati sfortunati oggi. Oggi con Flavio avevamo deciso, cioè avevamo deciso, eravamo partiti motivati perché stanno dimostrando che i supercorsi impegnativi ragazzi erano veramente forti. Grazie Gianluca, la linea torna a Silvio Martinelli. Okay. Ringraziamo Gianluca Valotti per il contributo, naturalmente Pavel Novak, vediamo alcune informazioni su questo ragazzo, classe 2004, è nato il 3 dicembre 2004, quindi non ancora ventenne. Stradista e pistarda, come ormai i corridori, diciamo così, di un certo livello hanno anche queste caratteristiche polivalenti. Chi abbina fuoristrada con la strada, chi abbina la pista con la strada, a caso della pista con la strada è appunto eh, eh, Pavel Novak che nel 2022 nella categoria juniores eh, ha vinto. In Italia ha conquistato successi molto importanti. La Coppa D'Andeo, la Piccola Sangeo, la Eroica dedicata alla categoria juniores nel 2023 sempre con la formazione che allora si chiamava Tincolpac Ballan il trofeo calzello di Albola vedo la linea Flavio Miozzo che dovrebbe essere al microfono di Andrea Fin a te Andrea Flavio Miozzo grande soddisfazione vedere i tuoi ragazzi vincere l'internazionale di Colsa Martino sì sapevamo di avere una squadra robusta per oggi perché abbiamo Portato i migliori e Novak eh, aveva bisogno di, questa, di questo risultato per sbloccarsi perché lui andava fortissimo. Avevamo in programma di fare questo attacco, dovevamo farlo un po' prima, ma è stato venuto fuori dopo. Quando è il momento doveva farlo, l'ha fatto e è andata come. come è. Una condizione che sta crescendo quella della tua squadra? Sì, sì, ben, eh, come sapete, tutti abbiamo avuto. Incidenti a non finire, siamo partiti insomma, con tante difficoltà, però abbiamo sempre creduto nelle nostre possibilità, abbiamo aspettato che il ciclismo è fatto così, insomma ci vuole pazienza, stare con i piedi per terra, lavorare bene e poi i risultati arrivano. Insomma. Emilio Ballan, una grande passione per il ciclismo, vedere vincere i ragazzi non apprezzo. Sì, non si è mai stanchi di vincere, soprattutto di vincere ma in questa maniera quando uno arriva da solo credo che sia il massimo dell'apoteosi per un ciclista. E oggi vincere la prima corsa del 2024 in questa maniera ci riempie di tanta soddisfazione. Ecco. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie. Grazie. E allora Silvio, la linea torna di nuovo allo studio la soddisfazione sia dei direttori sportivi Gianluca Valotti, Flavio Miozzo ed Emilio Ballano, uno degli sponsor della, mani... della formazione appunto che si è sbloccata in questo 2024, avevamo già ricordato in diretta un inizio di stagione costellato da eh, momenti eh, sfortunati per i ragazzi di Rossella di Leo e di Antonio Bevilacqua, eh, gestiti dal punto di vista tecnico da Gianluca Valotti e da Flavio Miozzo, ma oggi direi una eh, dimostrazione che probabilmente si è imboccata la strada giusta e che con un po' di fortuna i risultati arrivano. Non hanno mai smesso, come diceva il saggio Flavio Miozzo, di credere nelle loro poss possibilità, di aspettare, perché bisogna avere pazienza, soprattutto quando le cose non vanno per il verso giusto. Credo che oggi i ragazzi con questo successo di Pavel Novak abbiano certamente ripagato questa pazienza che i dirigenti i tecnici avevano posto in loro e per Pavel Novak abbiamo sentito Flavio Miozzo aveva bisogno di sbloccarsi probabilmente di opportunità ce ne saranno altre perché oggi ha fatto vedere il ragazzo classe 2004, non ancora ventenne, compirà vent'anni il prossimo 3 dicembre, ha fatto vedere di avere delle qualità non indofferenti. Quindi qui abbiamo Mario Guerretta, ora sempre da Colsa Martino, che vedo pronto ad intervistare il presidente Mario De Rosso che ti prego di salutarmi. A te Mario! 75esima edizione del trofeo Piva. Mario De Rosso è il presidente. Ci eravamo sentiti all'inizio, adesso si è conclusa in maniera molto bella la competizione, ma vorremmo i pareri del presidente però. Ma eh, direi, direi bene, direi bene, bene la giornata, bene il pubblico, eh, soprattutto i corridori è stata, si è aperta la bagarre negli ultimi quattro giri, eh, direi una grande competizione, eh, bei corridori, un bel corridore ha vinto questa competizione. Eh, davvero ha tenuto nel, nel finale vuol dire che, che è in ottima forma Pavel Novak dunque è un bel nome sull'albo d'oro della manifestazione però facciamo una considerazione tecnica il muro di San Vigilio è stato determinante, eh, la corsa si è fatta molto selettiva, e importante dopo il primo passaggio, vero? Beh, sicuramente il muro di San Vigilio ma ovviamente è una somma di eh, ascese il combai non è che sia una salita pedalabile ma poi gli ultimi strappi eh, hanno fatto sicuramente la differenza sulle gambe e eh, quindi direi, direi l'insieme delle salite combai e san vigilio un'ottima giornata sotto il, profilo il profilo meteorologico bellissima anche sotto il profilo tecnico e spettacolare è riuscita così come la pensavi? Beh sì, vedendo la giornata che si eh, prevedeva con le temperature a oltre 25 gradi, eh, sicuramente eh, il, il pubblico dopo un fine settimana di Pasqua di pioggia, eh, il pubblico ha gradito questa bellissima giornata. Eh, non vorrei che magari qualche corridore abbia sentito il primo calore, però eh, sicuramente stupenda. Abbiamo qui con noi anche il sindaco di Parra di Soligo, beh Sindaco eh, a dir poco una festa no? Sì beh questo si conferma l'evento per eccellenza per quanto riguarda le due ruote quindi è una grandissima festa un bellissimo appuntamento che tutti noi aspettiamo con grande ansia ogni anno e devo dire che anche quest'anno è riuscitissimo poi una giornata stupenda la giornata primaverile come da tempo non si non si vedeva quindi molto bene riuscita però oh, col San Martino e parra di Sorigno che è capoluogo di questa località oggi ha avuto come dire, la gratificazione di un pubblico straordinario, le sembra così? Sì, io ho fatto un giro veloce in alcuni punti eh, del percorso, sono stato anche per parecchio tempo a San Vigilio e devo dire che lo spettacolo anche dal punto di vista del tifo era veramente straordinario come lo è sempre, quindi si conferma veramente... Una grande, un grande pubblico e una bellissima giornata, proprio insieme con questi bravissimi ciclisti. Uno scenario a dir poco magnifico, inserito nel patrimonio dell'umanità. Oggi abbiamo visto. Una bella rappresentazione e quindi il ciclismo è promozione anche in questo senso? Beh, sì, se pensiamo anche a quanti erano gli atleti stranieri presenti oggi, sicuramente questo è un bellissimo biglietto da visita per un territorio che è stato riconosciuto dal 2019 Patrimonio dell'Umanità. San Vigilio per Eccellenza è uno dei luoghi simbolo di, questa, di questo patrimonio, per cui è sicuramente un orgoglio. E devo dire che manifestazioni come queste portano anche tantissimo turismo perché poi eh, i ciclisti appunto si innamorano di questi posti e ritornano. E quindi questo a noi ci interessa e questo a noi fa piacere. Applaudiamo i protagonisti adesso. Assolutamente sì, e arrivederci al prossimo anno. Grazie. 76esima edizione del Trofeo Piva, la prima domenica di aprile 2025, però nel frattempo ci prepariamo ad assistere alle premiazioni un piccolo aggiornamento di quanto è accaduto molto più a nord d'Europa, a Roubaix, è cambiato poco perché se nel 2023 Van der Poel, Philipsen, Van Aert nel 2024. Van der Poel, Philipsen, Pedersen, quindi solo la terza posizione. Il gradino è molto più incerta, il trofeo piva da Col San Martino. Tra poco andremo a, ad applaudire i tre corridori che saliranno sul podio: Novak, Pinarello e Pescador. Novak cieco, Pinarello italiano, Pescador colombiano. Il podio appunto della 75 edizione del trofeo Piva, e sarà Pavel Novak che andrà a ricevere il trofeo dalle mani dell'artista Valentino Moro che forgia ormai da diverse stagioni. Il trofeo, il trofeo che verrà consegnato al vincitore proprio al trofeo Piva. Abbiamo sentito anche la soddisfazione degli amministratori, del sindaco di Fara di Soligo, Perencin. Che ha parlato e sottolineato anche lui le, eh, questo abbinamento e questa sinergia tra sport, ciclismo in questo caso, sicuramente la disciplina sportiva che maggiormente si presta alla valorizzazione del territorio con territori dove le eccellenze gastronomiche e eh, chiaramente paesaggistiche sono fondamentali per attirare turismo. E certamente. Anche il lavoro che ciclismoweb.net vi propone ormai da diverse stagioni, ogni stagione in modo sempre più eh, ricco e speriamo efficace, sicuramente contribuiscono a questo scopo. Qui vediamo un colloquio tra Novak e uno dei suoi direttori sportivi, Flavio Miozzo, che appunto prima di salire sul podio per le premiazioni, Stanno conversando e probabilmente si stanno anche scambiando le impressioni su come è nata questa azione vincente. Qui, Alessandro Pinarello, un po' deluso. Vediamo se concede un'intervista. Dovrebbe esserci Andrea Fin. Da quelle parti, io do la linea immediatamente ad Andrea Fin, a col San Martino. Secondo posto grande azione di recupero per, per Alessandro Pinarello. Un, un piazzamento al trofeo PIVA One, ha un valore. Sì, un dai, è un secondo posto. Di sicuro non è, un, non è un piazzamento qualsiasi. È un, po', un po' mi dispiace perché strade di casa ci tenevo a far bene, magari in meglio del secondo posto, però dai, sono secondo no? e non più indietro. Dennera ecco. Storca ha fatto. La Lepre, possiamo usare questo termine, nei giri conclusivi ha messo un po' la frusta il gruppo. Ma sì, diciamo che anche noi ci abbiamo provato con Scalco, eravamo secondo me quelli più che attaccavano, che avevano voglia di usare, perché gli altri aspettavano e basta insomma. Il trofeo Piva si è rivelato così come lo pensavi? No, pensavo, pensavo venisse un attimo diverso, in realtà siamo rimasti in pochi già gli ultimi giri, però poi ci ricompattavamo, però dai, tutto sommato è stata una corsa dura. Le condizioni meteorologiche ottime, una giornata davvero di primavera, gli aspetti tecnici e il percorso, come sono stati? Ma eh sì, abbiamo avuto fortuna col meteo che davvero ci ha, ci ha regalato una bella giornata, è molto calda, e il percorso ce lo conoscevo, era impegnativo, quindi dai. Sono contento lo stesso. Guardiamo avanti prossimamente cosa c'è? Eh, prossima corsa Tour of the Arts con i professionisti e eh, ci vediamo là. Ora siamo capitati in studio, però la scaletta dovrebbe prevedere la, un blocco pubblicitario. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da garage Ballan. Perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage, perfettamente integrate in ogni contesto. MyFusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte. Eccoci con le premiazioni, con il podio che si va a comporre, con i tre atleti che andranno tra poco ad occupare i tre gradini del podio, con inquadrato chiaramente il vincitore Pavel Novak, che tra poco verrà chiamato a ritirare il trofeo che è già pronto sul gradino più alto, ma prima di lui ci sarà chiaramente... In ordine inverso la premiazione del terzo, del terzo portacolori della GV Erco Shimano, formazione colombiana, lui anche colombiano. Diego Fernando Castro Pescador che riceve l'applauso del pubblico dopo essere salito sul terzo gradino del podio. Atleta che era eh, insomma, nei pronostici, pertanto atleta che si attendeva protagonista in una prova particolarmente adatta alle sue caratteristiche e che chiude questa 75esima edizione del trofeo piva in terza posizione ora riceve i vari premi che sono previsti nel frattempo è un'occasione anche mentre attendiamo che si vada a completare il podio e poi andremo a commentare quando sarà appunto composto. Vi do anche alcuni i prossimi appuntamenti di ciclismoweb.net che vi proporrà in questo ricchissimo mese di aprile. Domenica prossima saremo in diretta con voi per l'internazionale Under 23. Eh, Gran Premio Industria e, e Artigianato di San Vendemiano, sempre prova internazionale per la categoria Under 23. E il giorno 28 invece saremo in diretta con voi, sempre da San Vendemiano, per l'internazionale Gran Premio Primavera dedicato alla categoria Juniores. Questi gli appuntamenti di questo mese di aprile. Abbiamo vissuto insieme questa domenica 7 seguendo il trofeo Piva. Altri due appuntamenti ci attendono, e poi altro ancora nel mese di maggio di cui vi aggiorneremo strada facendo. Pertanto ringrazio eh, Moto 1 Andrea Fine e Massimo Fioretti, Moto 2 Roberto Casarin e Sante Garlante, il colui che ci ha consentito di vedere delle bellissime e spettacolari immagini dall'alto con il nostro drone Andrea Tonin, Mario Guerretta naturalmente che ci ha aiutato nella telecronaca diretta e anche nelle successive interviste e qui in regia insieme al sottoscritto Manuel Cantone e Fabio Simonetto che hanno coordinato il lavoro della squadra di ciclismo web.net che intanto vi ringrazia per averci seguito. Anche Alessandro Pinarello sale sul secondo gradino del podio, lui che in questa settimana ha colto la quarta posizione a Villa di Villa, trofeo Belvedere. Il successo a Negrarra, martedì scorso, nell'internazionale campagna del Recioto, oggi secondo al trofeo Piva a Corsa Martino, quindi direi una settimana che va in, in archivio in modo positivo per il giovane Alessandro Pinarello, che ora è atteso al Tour of the lo abbiamo sentito. quindi uno step superiore in gara con i professionisti in questa prova che anticipa il Giro d'Italia e che una volta si chiamava Giro del Trentino ora Tour of the Alps anche Pavel Novak sale sul gradino più alto del podio a ricevere i vari premi e a ricevere poi anche da Valentino Moro lo spettacolare trofeo che è stato specificatamente preparato Eccolo qua, non c'è Valentino Moro a consegnare il trofeo, ma ci sono chiaramente i rappresentanti dell'amministrazione regionale, il consigliere federale Fabrizio Cazzola, in rappresentanza appunto della federazione, che consegna insieme anche a Mario De Rosso, il presidente della CICOL San Martino, che consegnano il trofeo a Pavel Novak, quindi questo è il podio della 75esima edizione del trofeo Piva. Io direi che se dalla regia mi danno l'ok ok possiamo chiudere qui e darvi appuntamento a domenica prossima con l'Internazionale Under 23 di San mm. Vendemiano dove eh, presumibilmente vedremo protagonisti alcuni dei nomi che già abbiamo visto oggi protagonisti a Col Martino. Grazie di averci seguito numerosi, io vi auguro... Un nuovamente una buona domenica e l'appuntamento a domenica prossima. Arrivederci. Gesti quotidiani che diventano semplici e sicuri con le porte da Garage Ballan, perché le porte basculanti MyFusion assicurano la massima qualità costruttiva, silenziosità e un ottimo isolamento termico, con la sicurezza della marcatura CE. Porte basculanti per tutte le dimensioni di garage perfettamente integrate in ogni contesto. My Fusion, le porte basculanti che tutti i garage si possono permettere. Con Ballan, il futuro è alle porte.